Allora, oggi iniziamo a incontrare un'altra figura, finalmente una donna e anche una figura a nostra, diciamo, nostra contemporanea, anche Nishida che abbiamo incontrato per la prima volta il mese scorso, è un contemporaneo perché muore nel 1945. Al tempo stesso Nishida nasce alla fine dell'Ottocento ed è ancora erede in molti versi della cultura tradizionale giapponese. La pensatrice di cui ci occupiamo oggi è invece pienamente radicata nel Novecento, nasce il 3 febbraio del 1909, però muore prima ancora di Nishida, muore agosto, il 24 agosto del 43, quindi ha 34 anni e mezzo. È una delle pensatrici più note e influenti del Novecento nonostante i pochi anni in cui ha vissuto e ha pensato e ha scritto, perché la gran parte dei suoi scritti poi in realtà sono stati pubblicati postumi. Questa pensatrice, Simone Weil o Weil, il cognome è un cognome ebraico, la sua famiglia è una famiglia ebraica di origine alsaziana. E siccome l'Alsazia è una regione che si colloca tra la Francia e la Germania, è anche legittimo, come dire, chiedersi la pronuncia corretta del nome, che oscilla, è anche ambigua, perché dal punto di vista della pronuncia tedesca, e questo è un cognome di origine ebraica tedesca, si dovrebbe pronunciare Weil, e I si pronuncia Weil. Tra l'altro il fratello maggiore di Simone Weil, André, nato nel 1906 e morto nel 98, è uno dei più grandi matematici del Novecento e tutti lo chiamano André Weil. Invece Simone Weil molto spesso, più spesso si chiama, viene chiamata Weil alla francese, perché in Francia si chiama così. Siccome la famiglia cresce in Francia, lei nasce in Francia, a me pare anche giusto, legittimo chiamarla con una pronuncia francese, quindi Weil e non Weil. Però queste, diciamo, sono anche peculiarità che ci interessano poco dal punto di vista del pensiero. Simone, appunto, è una bambina molto dotata, anche se ha un estremo senso del rigore e della perfezione, tanto da considerarsi una semideficiente, nel senso che rispetto al suo fratello, che ha 14 anni, era già un genio, lei che ne ha 11, vede questo fratello maggiore già elevato verso le vette della conoscenza e si sente veramente incapace, anche se in realtà pur soffrendo fin da piccola di fortissime emicranie, pur avendo una salute fragile e quindi perdendo molti giorni di scuola, pur trasferendosi i suoi genitori molto spesso da una città all'altra e quindi dovendo anche lei cambiare scuola, cambiare compagni, cambiare precettori privati, a 9 anni già riceve un premio e ha completato, diciamo, il programma di istruzione elementare, che in genere si conclude a 11, quindi in realtà è ovviamente anche lei dotatissima. Però la sua dote, come succede in realtà poi per la filosofia in generale, è una dote che matura un po' più tardi, mentre nell'ambito dell'arte o delle scienze molto spesso i talenti sbocciano in età precoce, il talento filosofico richiede più tempo, richiede una capacità di pazientare, di lasciare che la vita anche faccia il suo corso. Bisogna vivere delle esperienze, degli anni, perché la filosofia maturi. In realtà tutte le arti, però diciamo che appunto un teorema matematico, molto spesso le grandi intuizioni matematiche i geni le hanno avute prima dei 30 anni, mentre sono pochissimi filosofi che prima dei 30 anni hanno già avuto delle intuizioni del mondo veramente profonde. Questo proprio per una differenza strutturale nel tipo di percorso che queste discipline richiedono. Simone Weil quindi procede, a suo dire, stentatamente nel mondo degli studi, ma diventa in realtà ben presto anche una delle allieve predilette di un filosofo dell'epoca, Alain, che diventerà uno dei suoi punti di riferimento.
anche a partire dalla tesi, nella dissertazione di laurea su Cartesio, dai suoi interessi rispetto alla storia della filosofia, e la sua vocazione professionale iniziale è quella dell'insegnamento della filosofia. Diventa insegnante di filosofia al liceo. Non ha una formazione, una vocazione e una formazione religiosa inizialmente. La sua è una famiglia agnostica, molto colta, di intellettuali, sia il padre sia la madre di origine russa, fanno istruire molto bene i figli e quindi crescono, sia lei che il fratello maggiore, in un clima molto molto proficuo dal punto di vista dell'educazione intellettuale, senza però avere un rapporto particolare con nessuna religione. Tantomeno con l'ebraismo, che sarà per certi versi uno dei suoi buchi neri, nel senso che da ebrea di tradizione Simone Weil considera l'ebraismo una delle forme di religione meno compiute, travisando anche molto quello che è il messaggio più profondo dell'ebraismo, così come anche traviserà molti aspetti del pensiero latino. Roma e l'esperienza giudaica sono per certi versi il negativo a cui Simone Weil oppone invece l'esperienza greca, che per lei è la radice profonda della spiritualità occidentale, l'esperienza indiana, della Bhagavad Gita in particolare e in generale della sapienza dei Veda, e poi dell'esperienza cristiana, che diventerà il segno costitutivo del suo cammino di vita, pur non, scegliendo di non prendere mai il battesimo. Questa è anche una delle scelte che poi proveremo a capire e a vedere, in che senso per tutta la vita, breve e intensissima vita, Simone Weil si vuole pensare sulla soglia. Cioè, io decido di stare sul sagrato della Chiesa. Penso che sia indispensabile che qualcuno nel mondo occupi questa posizione. L'anno scorso parlavamo di Nishitani, l'allievo di Nishida, che come domanda avrebbe formulato un pensatore occidentale: che postura assumi quando pensi, che posizione hai anche fisica? E in un certo senso anche quella di Simone Weil è una postura, è una posizione che vuole assumere. Un habitus, un ethos, cioè un comportamento che è al tempo stesso il luogo che io decido di abitare, scelgo di abitare per dare testimonianza a qualcosa che non sono io, che non è una mia scelta psicologica, individuale, ma è testimonianza di qualcosa che mi supera, ma che ha bisogno anche di questa posizione liminare. Il limine è appunto il confine, né qua né là, ma tra. All'intreccio, è come se stesse in un crocicchio di strade. Il trivium o il quadrivium, il nostro aggettivo italiano triviale deriva da questo, ed è il luogo in cui si confondono le cose. Qualcosa di triviale è qualcosa anche di un po', diciamo, un poco educato, un po' grottesco. Ecco, è come se Simone Weil volesse stare proprio nel trivium, nel quadrivium, nell'incrocio delle strade dove si rischia la confusione, ma dove c'è invece anche la possibilità di un'effervescenza del pensiero. Ma la vita di Simone Weil è per certi versi altrettanto importante del suo pensiero, anzi, non si capisce il suo pensiero se non lo si rapporta anche alla sua vita. Questo è uno dei casi in cui veramente pensiero e biografia si intrecciano, o in cui si potrebbe dire che il pensiero di un autore è la sua autobiografia. La scrittura, il grafein, il segnare una propria esperienza di vita, di bios. Quando Simone Weil scrive, scrive della sua vita, e quando vive e si impegna, è come se desse sostanza corporea, carne, a quel pensiero che altrimenti rischierebbe di restare troppo astratto. Ed è per questo motivo che decide abbastanza presto, intorno ai 25-26 anni, di abbandonare. Inizialmente pensa di abbandonarla temporaneamente, ma poi di fatto continua a cambiare attività, abbandona appunto l'insegnamento della filosofia al liceo, perché è interessata a confrontarsi, a toccare con mano, a intraprendere l'esperienza del lavoro in fabbrica. E quindi lei, che è molto fragile di costituzione, che è
appunto soggetta a crisi frequenti appunto dal punto di vista dei mal di testa, è una cosa che condivide con Nietzsche, tra l'altro, cioè autori che pensano alla sofferenza, che si confrontano con la sofferenza perché la provano in prima persona, non la pensano in astratto, e decide appunto di avvicinarsi a questa realtà degli operai. Aveva anche già animato alcune proteste operai, aveva devoluto parte dei suoi stipendi agli operai che restavano disoccupati, con un modo anche molto violento per certi versi. Cioè, non è una ragazza, noi pensiamo spesso alle persone, ai mistici, come a persone che in qualche misura siano vicini ad una forma quietistica del pensiero, che appunto si ritirano nell'interiorità, che incontrano il mistero dell'esistere o il mistero di Dio, ma attraverso tratti che spesso la tradizione ci tramanda un po' come pacificati, come irenici. In realtà tutt'altro. Simone Weil è una combattiva, è una che afferma le proprie idee anche con forza, anche alzando la voce, appunto si fa promotrice di queste proteste sindacali nella Francia degli anni 30. È un'Europa che si sta avvicinando alla Seconda Guerra Mondiale, e addirittura da bambina nel 19, Simone Weil ha 10 anni e testimonia suo fratello e alcuni parenti, a casa dimostra la sua, il suo fastidio per il tipo di condizioni a cui era stata sottoposta la Germania con i trattati post bellici della prima guerra mondiale. Cioè, pensate cosa vuol dire una bambina di 10 anni che capisce già che cosa vuol dire il trattato di pace di Versailles e le condizioni incresciose a cui era stata sottoposta la Germania, condizioni che saranno tra le altre cose causa dell'avanzata del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo per dire che quando poi lei pensa di essere una subdotata rispetto al fratello, anche questa è proprio una deformazione anche che ha della sua stessa capacità intellettuale. Ma per dire che appunto la sua attenzione è estremamente radicata anche nel campo sociale e politico, e tutti gli anni 30 la vedono quindi sempre in prima linea nel riflettere sia, come si evince dalle testimonianze dei quaderni, dei diari personali che appunto vengono poi pubblicati da amici, conoscenti, gran parte per merito di Albert Camus, che negli anni 40 si fa promotore dopo la morte di Simone proprio della pubblicazione dei suoi quaderni, ma entra in contatto con Lev Trotsky, per esempio, di cui non condivide alcune idee, ma che pensa sia uno degli interlocutori importanti nelle vicende politiche europee degli anni 30. Decide di partire per la Spagna, come molti intellettuali, nel 36, allo scoppio della guerra civile, come anche altri americani, come Hemingway, ma deve tornare a casa presto perché si ammala. Poi di nuovo ritorna a lavorare in fabbrica, ha altre esperienze anche di lavori come vendemmiatrice, come attivista per i diritti dei lavoratori, una parentesi di lavoro anche a New York, e torna, dopo essere stata per un po' le ultime estati, diciamo, serene, tranquille, le vive tra il 41 e il 42 a Marsiglia con i genitori. Nel 43 decide di trasferirsi a Londra e di nuovo di dedicare tutta se stessa alle lotte per gli operai. Lavora fino a sfinirsi, perché sono gli anni della guerra e sono gli anni in cui lei cerca anche di dare una mano a quelli che sono gli sforzi, diciamo, degli alleati contro la minaccia dell'espansione tedesca, che fino al 42 è ancora quasi inarrestabile. Muore di fatto di stenti, muore perché non si cura sufficientemente, continua ad avere ricadute, si ammala di polmonite, ha una carenza di vitamine e in un certo senso, come talvolta succede anche ad alcune mistiche medievali, è talmente assorbita da una forza che
sente trascinarla, che perde di vista anche il contatto con il proprio corpo. In un certo senso questo può essere anche uno dei rischi e anche uno dei limiti di un pensiero che, pur volendosi radicare nella profondità della carne, il radicamento è uno dei termini anche chiave del pensiero di Simone Weil, mentre lo sradicamento è proprio ciò che la tecnica contemporanea, che la politica degli anni 30 e 40, secondo lei invece applica all'uomo, una forma di alienazione totale che sradica l'uomo dalle sue radici, dalle radici profonde dell'essere. Però lei in un certo senso si sradica da se stessa e quindi si consuma, però talvolta è anche vero che le candele si consumano, ma consumandosi danno luce, e se non ci si consuma non si può illuminare. Quindi per certi versi anche questa vita apparentemente così breve, e tanti si chiedono ma quanto bene avrebbe dovuto fare se si fosse trascurata meno, se avesse avuto più tempo, se avesse scritto di più, chi lo sa, ci sono certe luci che incontrano il loro destino brillando intensamente per poco tempo, altre che invece, come le braci, brillano meno ma che hanno un ruolo diverso, persistono più a lungo. Quindi adesso, indipendentemente dalla positività o meno, possiamo sospendere il giudizio, ammesso che si debba dare un giudizio nostro sulla opportunità o meno che una vita si consumi così. Però quello che rimane appunto è una testimonianza di vita e una testimonianza di pensiero, un pensiero che ci è consegnato appunto da una mole di scritti notevolissima, se si considera appunto il breve arco di tempo in cui sono stati scritti. Sono rimasti decine di quaderni, in Italia c'è una buona quantità di testi tradotta, la maggior parte dalle edizioni Adelphi. Ci sono alcuni testi che lei aveva anche pubblicato in vita, alcuni appunti di lezioni, c'è anche un dramma teatrale che lei ha scritto, ambientato a Venezia, e una serie di lettere. Oggi vorrei leggere alcune di queste, intanto per entrare in contatto anche con la sua scrittura, leggere diversi testi, poi magari ci concentreremo in particolar modo su alcuni. Questo è uno dei testi che forse molti di voi hanno. È una raccolta, una sintesi, diciamo un'antologia di brani tratti da quest'altro libro che è Attesa di Dio, che a sua volta raccoglie diversi interventi che non erano stati pubblicati. Potremmo attingere appunto ampiamente da questi testi. Prima però di entrare nel suo discorso vorrei leggere e commentare brevemente alcuni paragrafi di un testo di Raymond Panikkar, che è un autore, diciamo, la cui luce continuamente traspare dai vari discorsi che cerchiamo di fare e dagli autori che incontriamo, perché appunto è uno degli autori che più ha lavorato sul tema del dialogo interculturale, interreligioso, che più ha cercato di mostrare la possibilità del confronto con l'alterità come dimensione strutturale dell'esperienza religiosa. Non è che uno appartiene a una religione e poi eventualmente può, se gli piace, per curiosità, incontrare altre modalità di pensiero, altri approcci al mistero dell'esistere. Ma questo è uno dei modi che struttura l'essenza della religione: il dialogo, l'incontro, l'apertura a ciò che noi non siamo, a ciò che noi non sappiamo, a ciò che noi non pensiamo. E queste pagine, che io ho trovato molto adatte per introdurre il pensiero di Simone Weil, toccano proprio temi legati alla religione, legati al rapporto tra la religione e la politica, e dà, diciamo, uno squarcio, secondo me, molto chiaro attraverso anche un apologo, una storia, come spesso fa Panikkar, perché non sempre è il logos, il pensiero razionale, che ci aiuta a chiarire le questioni più profonde, ma spesso abbiamo bisogno di mitzvot, di racconti, di narrazioni. Al fondo di tutto c'è questa esperienza che chiamiamo mistica. Mistica, un mistico è un aggettivo che poi diventa un aggettivo sostantivato, la mistica, che deriva dal greco mio. Mio che significa chiudere.
contrarre, la stessa radice del verbo, del sostantivo miopia, dell'aggettivo miope, l'occhio che non vede bene, che è la bocca che si chiude, che sta in silenzio, che è l'occhio che per certi versi si chiude per vedere qualcos'altro. Ci si chiude a una visione percettiva del mondo esterno per aprire, direbbe Panica, il terzo occhio, cioè una visione dell'invisibile che accade. Solo se però siamo disposti a chiudere qualcosa si può aprire qualcos'altro. Quindi la mistica, l'esperienza mistica è un'esperienza che passa attraverso il silenzio, passa attraverso la chiusura, la cessazione, lo sgonfiamento, in sanscrito nirvana, lo sgonfiamento, l'estinzione, shunyata, vuoto è lo sgonfiarsi di tutto quel profluvio di parole di cui spesso ci riempiamo la bocca, che vorrebbero definire, delimitare, circoscrivere, normare incontrovertibilmente una verità e farla diventare quindi oggetto di un sapere. Il mistico è colui che non nega la parola, non la mortifica, non la avvilisce, ma non si insuperbisce del suo parlare, non utilizza la parola come se essa fosse lo strumento ultimo del sapere o come se la parola fosse coincidente con ogni forma di sapere. Ci sono forme di conoscenza, ci sono forme di rapporto con il mondo e con il mistero che non necessariamente passano attraverso la parola. Quindi in questo è uno dei grandi insegnamenti anche del buddismo, della via di mezzo tra gli estremi. Il mistico non è né colui che sta solo zitto, né però quello che parla in continuazione. Non è quello che dice che Dio può essere conosciuto totalmente, ma non è neanche quello che dice che Dio è l'assolutamente altro, inconoscibile, con il quale non si può avere rapporto. Ed è proprio la difficoltà della mistica trovare un varco tra questi estremi e dare la possibilità a chiunque di trovare la sua via tra gli estremi, perché la mistica non è un rivolo o una corda tesa su cui pochi equilibristi possono camminare, ma anche se in apparenza sembra questo, ma in realtà quella corda tesa, una volta che si sia superata la paura di incontrarla, diventa un fiume che accoglie, con cui si fluisce, nel quale si naviga. Si diventa ciò che da sempre si era attraverso questo tipo di percorso. Non siamo chiamati a diventare altro da quello che siamo. Non dobbiamo costantemente cercare di applicare degli sforzi di volontà per diventare più bravi, più sapienti, più dotti, più eruditi. Ma così come siamo, con le forze che abbiamo, noi stessi diventiamo davvero quel cammino che si fa attraverso di noi. Allora, Panikkar, queste pagine parte da una considerazione appunto legata anche alla politica, che secondo me sarebbe stata a cuore di Simone Weil. E dice: un vero autentico dialogo tra le culture non si può fare con le premesse politiche attuali. In altre parole, se pensiamo che ci sia la possibilità di dialogare con i Bantu, con gli Indios, con gli Hindu, con gli Eskimesi, con i presupposti nelle condizioni politiche attuali, allora il dialogo è viziato fin dall'origine. Il dialogo non è possibile. Presupporre che si possa parlare con le tribù dell'Africa accettando lo status quo del sistema post-colonialistico, per esempio, è un'aberrazione. E questo è qualcosa che veramente risponde anche all'esigenza etica di Simone Weil. Il dialogo religioso non è qualcosa di scorporato rispetto alla vita della comunità, della polis, che ovviamente politica non è decidere di votare per un partito o per l'altro, ma è capire su quali basi si può instaurare un dialogo con il differente, con l'altro da noi, con quello che non è semplicemente l'aliud, l'altro che è escluso, ma è l'alter, cioè in latino l'alter è l'altra parte di noi, è l'altro di una completezza, è colui che ci completa, senza il quale noi non saremmo noi stessi.
se ci interessa il dialogo interculturale, non possiamo pretendere che una cultura, che una cultura, una sola cultura, ci offra il modello di riferimento. E vedremo poi che cosa questo significa, come si traduce nel linguaggio di Simone Weil, perché lei è interessata a aprire le porte, aprire i canali di comunicazione con tutte le religioni con cui entra in contatto, dal taoismo alle religioni di matrice hindu, dal politeismo greco all'islam, al cristianesimo. Non voglio entrare in problemi teologici, scrive Panica, che qui sarebbero complessi, ma voglio affermare, per quanto riguarda il cristianesimo, che la sua pretesa di assolutezza è una novità nella sua storia. Sta parlando negli anni 70, 80 del Novecento. E dice, non è una dottrina tradizionale l'assolutezza della dottrina cristiana. Si tratta piuttosto di una formulazione hegeliana, un filosofo tedesco che vive tra il 1700 e il 1800, che vede il cristianesimo come il compiersi, il compimento finale di un percorso storico che si dà a partire dalle religioni orientali, che man mano diventa sempre più spirituale, sempre più vero, e che giunge a compimento oltre, con e oltre il cristianesimo, nella filosofia tedesca dell'Ottocento, di questo autore. In un certo senso questa è un'assunzione moderna, questa pretesa di assolutezza. Secondo punto che mi sta a cuore: se il cristianesimo non rinuncia a questa pretesa di assolutezza, l'essere absolutus vuol dire l'essere non in relazione, l'essere slegato da ogni relazione, questo è l'assoluto. Se il cristianesimo non rinuncia a questa pretesa di assolutezza, non potrà svolgere alcun ruolo nel dialogo interreligioso. Terzo punto che mi sta a cuore: c'è una possibilità di dibattito interno a ogni tradizione religiosa, non allo scopo di sminuire il suo messaggio, ma per far sì che questa si presenti come l'unica e assoluta forma religiosa dell'esistenza umana. Non è che il dibattito religioso interno ad una religione sia qualcosa che ne debba sminuire il messaggio, è qualcosa che deve mostrare che l'esperienza religiosa umana permette la comunicazione, e in questo senso, come direbbe Simone Weil, ogni religione è vera. Che sembra dal punto di vista logico una contraddizione, anzi è una contraddizione, perché la verità o è una o non è, potremmo dire. Se ci sono tante verità, allora la nozione di verità decade a opinione, ognuno ha la sua. Invece, questa è la cosa difficile da accettare per il Logos: ogni religione è vera, e aggiunge però Simone Weil, perché è vera, in che senso è vera? È vera esistenzialmente per quella persona che dedica integralmente la propria esistenza a sperimentare il significato di quella religione, a vivere il tipo di esperienza che quella religione chiede. In questo senso è vera, perché ogni religione richiede a colui che cerca di entrare in rapporto con quel messaggio una quota di attenzione. Questa è un'altra delle parole chiavi del pensiero di Simone Weil: la attenzione, radicamento, abbiamo visto prima, attenzione adesso. È anche molto buddista questo, non c'è un verso del Dhammapada, uno dei testi fondamentali del canone buddista, che io uso spesso a scuola con gli studenti, che dice: chi è distratto è già morto. Chi è distratto è come se fosse già morto, nel senso che l'attenzione indica il nostro essere in comunione con la vita, a contatto con la vita. Quando si è assorbiti da qualcosa, quando un bambino gioca, è totalmente attento, non c'è distrazione, tanto che si dimentica di mangiare, di dover fare la pipì, ma è totalmente in quella cosa. Questa è anche una delle immagini della verità nel pensatore greco arcaico Eraclito. Il Logos, il Dio, è un bambino che gioca, dice Eraclito. Perché il bambino che gioca è il simbolo di questa capacità di attenzione, è la capacità, direbbe Simone Weil, anche di aderire nell'amore a qualcosa. L'amore e l'attenzione
sono qualcosa che però in un certo senso anche ci spoglia della nostra egoità, del nostro io, del nostro ego. Il bambino che gioca non pensa più di essere un'individualità distinta o distante dall'azione del gioco, è tutt'uno col gioco, come il musicista che suona e che è totalmente assorbito dalla musica, si fa musica. Non pensa più, io adesso sono una persona che sta suonando e che deve picchiettare i tasti di questo pianoforte in questo modo. Ma ha talmente assimilato, introiettato, assorbito il gesto della musica che diviene esso stesso musica. Non c'è più distanza tra il prodursi delle note e le articolazioni delle mani che suonano. Allora, in questo senso la verità diventa un dato esistenziale, non è più l'oggetto di una speculazione soltanto logico-teoretica. E qui vengo allora a questo aneddoto, a questo racconto che narra Panica, che mi pare particolarmente azzeccato anche proprio in questo, questa serie di incontri che noi facciamo tra il Giappone e l'Europa, tra Nishida e Simone Weil. Lasciatemi concludere, scrive, in una forma un po' orientale, ossia raccontando una storia di cui una piccola parte è originale e il resto è mia interpretazione. Siamo nei giardini imperiali di Kyoto, nel Giappone del 700. Due cristiani camminano conversando, con grande pace, anzitutto giapponese e poi cristiano. Ed ecco che vengono incontro due figure. Pensate, l'imperatore e Gesù. I due sono cristiani, ma sono anche giapponesi. L'imperatore è l'incarnazione di tutta la loro civiltà. Gesù è il salvatore del mondo. Sono cristiani, sono giapponesi. E quindi, dinanzi a chi inchinarsi prima? Gesù e l'imperatore si stanno avvicinando. Non c'è più tempo per riflettere. Allora, uno dei due, forse quello più anziano, dice all'altro: senti, facciamo così, noi ci inchiniamo dinanzi all'imperatore, Gesù capirà. Sono sicuro che se fossero stati shintoisti si sarebbero chinati davanti a Gesù pensando: beh, l'imperatore capirà. Che cosa significa? Secondo me significa che l'incontro tra culture si può fare, a quanto pare, soltanto con la trasgressione della propria cultura. Transgredire, gredio, camminare, passare, trans, al di là. La trasgressione è questo, è un passare al di là dei confini. È un accettare che talvolta ci si può inchinare prima a qualcun altro. Quello che fanno spesso i figli con i genitori. Vabbè, faccio qualcosa per aiutare un amico o qualcun altro che può essere un dispetto al genitore, ma in fondo il papà e la mamma capiscono, in fondo alla fine possiamo anche essere paradossalmente più laschi nei confronti dei genitori perché ci sentiamo più accolti, proprio perché ci siamo dentro in una cultura. C'è qualcosa che si può chiamare perdono, cioè Gesù capirà, che ci permette di trovare una soluzione. Una soluzione non nasce in virtù della logica, ma in virtù del perdono, cioè in virtù di una mutazione, in virtù di un'intelligenza più profonda. Ecco, questo è quello che cerca di fare anche Simone Weil. In questo senso lei è come se fosse in una costante situazione di transgressio, di trasgressione, questo essere rimasta al di qua della soglia e dire: io sto al di qua della soglia perché in questo vestibolo, in questo luogo di nessuno perché è di tutti, qui io cerco l'incontro tra le religioni. Poi in realtà ciascuno può trovare i propri vestiboli, i propri spazi di accoglienza all'interno di una religione particolare, all'interno di un sistema. Questo dipende anche dal tipo di trasformazione che noi sentiamo di dover compiere. E adesso vediamo anche qualche passo di Simone Weil che è molto esplicito nel dire: non dobbiamo essere dei fautori a tutti i costi della conversione forzata. C'è un testo che le intitola Forme implicite dell'amore di Dio. Ci sono infinite modalità di amare Dio,
E alcune di queste vengono addirittura all'interno dell'ateismo. Ci sono degli atei che amano Dio senza saperlo, o che amano Dio in un modo molto più profondo, anche negandolo, negando questo nome, negando tutto ciò che questa, le religioni che si fondano sul nome di Dio proclamano, e magari lo amano di più di chi si riempie la bocca con quel nome. E quindi l'ultima parte che leggo del testo di Panica è: tipico della cultura occidentale l'idea che tutto debba essere capito. Non tutto va capito. Esiste una forma, direi, meno aggressivamente maschile, più passivamente femminile, ecco qui l'importanza anche di una pensatrice, che ci mostra, direbbero i cinesi, il lato yin del pensiero, non solo il lato yang, che anche qui è una diciamo dicotomia un po' forzata, se vogliamo, grossolana, però tendenzialmente il pensiero maschile è un pensiero di un certo tipo, più aggressivo, più impositivo, aggredisce nel senso anche positivo i concetti, le cose, cerca di prenderle. In tedesco concepire si dice begreifen, e c'è la radice del greifen, dell'afferrare. Pensiero femminile, se vogliamo un po' giocare con le parole, è più vicino al latino, concepire, come si concepisce un bambino, concapere, prendere con, il concetto, tedesco begriff, è una presa, il conceptus latino è un prendere insieme, è un accettare, è un accogliere, con, quindi c'è sempre questa dimensione del cum, dell'essere insieme. Nel mondo taoista le metafore che vengono per lo più adottate per narrare del Tao sono metafore femminili. Il Tao è come un grande grembo, è come un grande utero, è come un alveo che accoglie, è come una terra da cui generano le piante. Poi certo, la terra da sola non genera, perché c'è bisogno della pioggia che la irrori, il cielo, appunto la dimensione yang, che complementarmente alla terra produce la vita. Però appunto il Tao, ha detto, la grande madre. Molto spesso le religioni che hanno metafore maschili per Dio, Dio padre, Dio come Zeus, lo proiettano nell'alto dei cieli. Zeus sta in alto, scaglia le folgori, Dio nell'alto dei cieli, Dio padre. Le religioni che pensano il divino con una metafora femminile in genere lo riportano all'immanenza della terra. Dio madre è la terra, è Cibele, è Demetra, è colei che dà il frutto, è colei che accoglie. E allora, a partire da questo pensiero femminile, appunto, possiamo dire che non tutto va capito. Esiste una forma di non capire e ciò nonostante ricevere, accettare, abbracciare. Ecco, ci tenevo a passare da questo perché è anche vero talvolta quello che dicono alcuni studiosi di Simone Weil, che noi non troviamo in Simone Weil un pensiero filosofico strutturato. Non è una filosofa come Nishida, non è una filosofa come Platone, che lei ama tantissimo. Lei trova in Platone già quasi degli aspetti profetici nei confronti di quella che è poi la rivelazione cristiana. Ma a Simone Weil non interessa costruire una filosofia sistematica, un sistema filosofico. Per cui se noi la analizziamo da questo punto di vista, con questo tipo di domanda, di richiesta, rischiamo di venire un po' delusi, oppure di trovare delle contraddizioni, di trovare delle cose che non stanno in piedi da un punto di vista argomentativo, logico. Allora, per questo dobbiamo cercare di ascoltare le sue parole in un altro modo, con un altro atteggiamento. Far pendere nel termine filosofia la bilancia dalla parte del filein, dell'amore, del tendere, più che non della sofia, del sapere, della saggezza. E vediamo allora come scrive. Proviamo a leggere alcune parti di una lettera. Io volevo partire da questo libretto che è sempre pubblicato da Delphi, che si intitola, è stato intitolato Lettera a un religioso, che lei scrive a un suo amico,
che appunto era un sacerdote cattolico con il quale si confronta e al quale espone per certi versi anche delle motivazioni formali, argomentate, per spiegare perché, pur sentendosi totalmente rapita, non solo affascinata, non solo attratta, ma è totalmente rapita dal messaggio cristiano. Lei a 27-28 anni, soprattutto poco prima dei 30, insomma, a 29 anni sente questa vocazione, chiamiamola proprio come una vocazione, una chiamata. E in Cristo, nella figura del Cristo, lei ritiene di trovare quella che per la sua sensibilità è l'esperienza fondamentale del divino, pur restando totalmente aperta appunto a tutte le altre forme che lei reputa altrettanto profonde, importanti e valide esperienze del divino, greca, appunto, cinese, giapponese, indiana. Però a fronte di questo rapimento quasi estatico, talvolta si leggono dei passi che potrebbero essere accostati a passi di San Giovanni della Croce, che è un altro autore che lei ama molto, soprattutto per quanto riguarda il tema della notte oscura, che cita a più riprese nei quaderni, e per un altro termine chiave che poi vedremo le prossime volte forse di più, ma magari già oggi introduciamo un po', che è il tema della sventura. Radicamento, attenzione, sventura sono alcune delle parole che compaiono costantemente nei suoi testi. E però appunto, pur essendo così legata all'esperienza cristica, al tempo stesso scrive a questo padre Perren: quando leggo il catechismo del Concilio di Trento, non c'è ancora stato il Concilio Vaticano II, lei è ancora appunto vicina al Concilio, diciamo la dottrina del Concilio Vaticano I, del Concilio di Trento, sono quelle che fino alla metà del Novecento sono, diciamo, legate all'ortodossia della Chiesa cristiana cattolica. Dice: quando leggo questo catechismo mi sembra di non avere nulla in comune con la religione che vi è esposta. Quando leggo il Nuovo Testamento, i mistici, la liturgia, quando vedo celebrare la messa, sento invece con una specie di certezza che questa fede è la mia, o più precisamente lo sarebbe senza la distanza che la mia imperfezione pone tra essa e me. È una situazione spirituale penosa. Io vorrei renderla non meno penosa, ma più chiara. Nella chiarezza, qualsiasi pena è accettabile. Simon Bell non chiede mai, almeno da quello che noi leggiamo nei testi, e alcuni passi di questi testi sono anche vicini all'esposizione agostiniana delle confessioni. Non c'è un afflato diretto, c'è già, se vogliamo, una dimensione più razionale, filosofica, non c'è come in Agostino rivolgersi al tu di Dio, però traspare da tutte le pagine questo rapporto personale con un Dio che al tempo stesso è considerato personale e personale. Secondo Simon Bell non si può non intenderlo questa duplicità, che è una duplicità però non dualistica, ma adualistica, che scioglie le differenze, le distanze incompossibili, apparentemente non stanno insieme. Non chiede mai di alleviare le pene, chiede semmai di riuscire a fare un po' più di luce, un po' più di chiarezza per poter sopportare meglio le proprie pene. In un passo dice: il cristianesimo non offre un mezzo sovrannaturale di liberazione dalla sofferenza. Non è questo che fa il cristianesimo, ma permette un impiego sovrannaturale della sofferenza. Non c'è qualcosa che supera la natura e che toglie la sofferenza, ma c'è qualcosa che ci permette di impiegare la sofferenza senza farcene distruggere, e quella trasformazione che noi, di cui noi diventiamo testimoni, quella è la dimensione sovrannaturale, quella è la grazia.
un impiego diverso della sofferenza, non l'eliminazione di essa. E poi continua, le elencherò un certo numero di pensieri che abitano in me da anni, almeno alcuni di essi, e sono di ostacolo tra me e la Chiesa istituzionalizzata. Questa è una lettera che scrive un anno prima di morire, circa 32-33 anni. Non le chiedo di discuterne il contenuto, una simile discussione mi farebbe felice, ma più tardi, in un secondo tempo. E lei, che in questo certe volte veramente è dura, dice: non le chiedo di discutere, le chiedo una risposta certa, senza formule del tipo io credo che, secondo me, si potrebbe pensare che, sulla compatibilità o incompatibilità di ciascuna delle mie opinioni con l'appartenenza alla Chiesa. E adesso noi chiaramente non le leggiamo tutte, la lettura non è neanche lunga perché sono una settantina di pagine, però volevo fissarmi su alcuni aspetti per capire in che senso lei intende il dialogo interreligioso, in che senso per lei un'esperienza mistica va nella profondità del sottosuolo, al di sopra del quale si ergono, per così dire, i picchi montani delle varie religioni. Perché non è così sciocca, ingenua o banale da dire che in fondo tutte le religioni sono la stessa cosa. Non è questo il dialogo interreligioso, non è questo che vuole dire, ma è come se, rispettando la differenza sia dei picchi montani sia dei sentieri che portano su ciascun picco montano, perché non è neanche detto che su una montagna si salga per la stessa via, anzi potremmo anche dire quasi che ciascuno ha il compito di trovare la propria via alla vetta, però è come se dicesse: ci sono queste montagne e da tutte le montagne si può contemplare una veduta, si può respirare un'aria pura, ma c'è un sottosuolo da cui tutte le montagne provengono. Voi siete talmente abituati, adesso questo è una mia interpretazione, lei non scrive queste cose, però mi verrebbe da pensare, come se dicesse: siamo talmente abituati a guardare in alto e a chiederci se le montagne sono tante o sono poche o sono una sola, se i picchi sono gli stessi visti da prospettive differenti o se sono effettivamente picchi diversi. Siamo talmente abituati a cercare di misurare le distanze da un picco montano all'altro che non riusciamo a capire che tutte le montagne poggiano su una base comune. Allora, a quel punto, forse, se riuscissimo a convertire lo sguardo, e sguardo è un'altra parola fondamentale del suo pensiero, il radicamento, abbiamo detto, attenzione, sventura, sguardo, è tutta una questione di sguardo, dice. La religione non è altro che un modo di guardare le cose. Vedere, e questo c'è anche in Nishida, vedere, miru in giapponese, è un verbo chiave, perché, e tra l'altro è in un certo senso, è questo senso proprio filosofo in Nishida, perché il verbo vedere in greco è il verbo della teoresi, teoria, teorein, fare teoria significa anche vedere, in greco so, conosco, si dice oida, ho visto. La cultura occidentale, più per esempio di quella estremo orientale, più di quella medio orientale, più di quella ebraica, è impregnata del senso della vista. E anche i Vangeli sono molto, cioè tutto l'aspetto dell'ascolto che proviene dalla matrice giudaica e c'è tutta la metaforica della luce che è tipicamente greca. Anche nei Vangeli c'è questa congiunzione di sensorialità. Sono pieni di aesthesis, di estetica, di sensazione, di sensibilità, di dimensione materiale, anche quando parlano dell'invisibile, paradossalmente. Bisogna saper vedere l'invisibile, questo è il grande rapporto che il mistico cerca di istituire. Si vede, si gusta, si sente, non ci si annichilisce, il corpo ha una sua rilevanza, anche quando si consuma, è sempre un corpo che si consuma. La candela arde bruciando, consumando la cera. È questo suo consumarsi che permette alla luce di espandersi o all'olio profumato nella candela di diffondersi nell'ambiente. Se non si brucia, non si diffonde nulla.
E quindi, però, da questa dimensione carnale, concreta, estetica, che ha a che vedere con i sensi, con le astesis, c'è una dimensione sovrasensibile, c'è una dimensione invisibile, c'è un vedere che non è solo il vedere degli occhi, che non è neanche solo il vedere dell'intelletto, ma è un vedere che, potremmo dire, è appunto spirituale. La metafora del cuore, il popolo in Occidente e in Oriente è sempre stata cruciale per dire qualcosa che non ha a che vedere solo con il pensiero razionale né solo con l'emozione sentimentale, perché anche qui il rischio è di cadere da un eccesso all'altro o dalla padella nella brace. Per evitare un eccesso di razionalismo allora si cade nel devozionismo sentimentalistico. Invece il misticismo, la mistica anzi, è rigorosa attività del pensiero che però non indulge negli eccessi del razionalismo logistico. Quindi c'è un rigore nella mistica, non è un semplice sentimento che si riempie e si sgonfia altrettanto facilmente. C'è una disciplina nella mistica, c'è un rigore nel pensiero. Molto spesso si fa presto a riconoscere il rigore di una pratica monastica o di una pratica artistica. Tutti sono disposti a riconoscere la fatica di impadronirsi di una tecnica di esecuzione musicale. Più difficilmente si è disposti o si è portati a vedere la difficoltà e il rigore di una disciplina spirituale, perché sembra che in fondo sia una questione di intuizione. Ci si arriva rapiti, invece il rapimento paradossalmente è anche questo, è sforzo, è cammino. La notte oscura di San Juan de la Cruz, San Giovanni della Croce, non è semplicemente un trasporto per cui arriva un vento e ci fa fare d'un colpo 10 passi, è fatica di muoversi un centimetro dopo l'altro. Poi magari noi ci mettiamo 30 anni per fare 5 centimetri e poi magari quel vento arriva veramente e ci fa fare 50 chilometri, ma non lo possiamo sapere all'inizio. E noi dobbiamo impegnarci in quei 5 centimetri, ed è in quei 5 centimetri che si misura tutta la nostra tenacia. Poi il vento ci può essere, ma anche no. Ecco perché pensavo di leggerlo dopo, ma forse vale la pena partire anche da questo altro saggio, da questo altro brano di Simone Weil, che scrive all'interno di una serie di appunti dedicati complessivamente alla rivelazione greca. Questo è un altro libro uscito da poco dalla Delphi, in cui si concentra sui grandi testi della tradizione greca, soprattutto l'Iliade, e mette a confronto quel tipo di esperienza del divino con quella che lei poi trova nella sua propria intimità. E parlando, questo è uno dei titoli dei capitoli, della discesa di Dio, dice appunto: nella vita umana vi sono 3 misteri principalmente, dei quali tutti gli esseri umani, persino i più mediocri, e qua lei implicitamente pensa a se stessa, perché è sempre questo esempio del fratello che mietera successi, hanno più o meno conoscenza. Uno è la bellezza, qui poi non lo sviluppa, in altre pagine parla del bello e della importanza che l'esperienza del bello ha nell'avvicinamento a una dimensione del divino. Un altro è l'operazione dell'intelligenza pura applicata alla contemplazione e alla conoscenza del mondo, e anche all'incarnazione delle concezioni puramente teoriche nella tecnica e nel lavoro. Cioè, è come se stesse dicendo: anche l'intelligenza che non parte per voli pindarici, letterari, teoretici, filosofici, ma che si applica in un lavoro umile, modesto, ripetitivo, anche questa è un'occasione di scoperta del divino. Terzo ambito è quello degli sprazzi di giustizia, di compassione, di gratitudine, che sorgono a volte in mezzo alla durezza e alla freddezza metallica dei rapporti umani. Una bellissima metafora. Lei sta lavorando in questi anni in fabbrica e si rende conto dell'emissione anche alienante
dai tempi moderni di Charlie Chaplin, quella meccanizzazione del lavoro che spersonalizza. È facile parlare per un musicista della bellezza del lavoro, è facile magari per uno che passa 10 ore al giorno a leggere i grandi pensieri dei poeti, per uno che magari non ha scelto di fare un certo tipo di lavoro, ma ha dovuto farlo, per uno che fa un lavoro che gli sembra alienante, che lo espropria, è difficile trovare il divino. Invece Simone Weil dice, anche qui ci sono degli sprazzi, non è detto che ci sia una continuità, ma ci sono talvolta degli sprazzi di giustizia, di compassione, di gratitudine che sorgono a volte, degli sprazzi a volte, quindi bisogna veramente andare a setacciare, cioè, ecco l'attenzione. Ecco perché ci vuole attenzione, perché le scintille sono piccole, ma bastano poche scintille per attizzare un fuoco. Non abbiamo bisogno di vedere dei falò. Certo, tutti vorremmo sempre vedere il sole che splende, talvolta invece dobbiamo andare a cercare delle piccole scintille in mezzo alla durezza e alla freddezza metallica dei rapporti umani. Sono tre misteri soprannaturali costantemente presenti all'interno della natura umana. Sono tre aperture: bellezza, contemplazione teorica del lavoro e sprazzi di giustizia e di compassione. Sono tre aperture che danno direttamente accesso alla porta centrale, che è il Cristo. E poi parla della sventura, dopo alcune righe, perché si rende conto in questo mondo degli anni 40, immerso nella guerra, immerso nella espropriazione delle persone, di se stesse, nella prefazione ad un altro libro, un'altra raccolta di testi di Simone Weil, il prefattore Gustave Thibon, che è un suo amico, scrive: in quegli anni dubitavamo di tutto, dubitavamo anche di noi stessi, perché la guerra, il nazismo, la dominazione, il regime di Pétain in Francia, il fascismo in Italia ci avevano privato di tutto, anche delle certezze che avevamo prima della guerra. Vuol dire, non si sa più su cosa fondare la propria vita. Ed è in questa dimensione che Simone Weil pensa e vive costantemente l'esperienza che lei chiama della sventura, malheur in francese. La sventura che talvolta chiama anche la pesantezza, lo spirito di gravità, in francese la pesanteur, e lei oppone appunto il titolo francese di una di queste raccolte, la pesanteur e la grâce. In italiano è stato tradotto l'ombra e la grazia, ma perché la pesantezza e la grazia dava forse un rapporto sbilanciato, qualcosa di più materiale, qualcosa di spirituale, però in francese appunto pesanteur è lo spirito di gravità, una forza che trascina giù, mentre la grazia è qualcosa che ci permette di elevarci. Anche se poi al tempo stesso Simone Weil stessa dice che il grande contributo che l'uomo può dare alla creazione è la decreazione, altra parola chiave, la quinta, decreation, che è una rinuncia all'ego. Dio crea il mondo rinunciando a sé, questa forse, non so quanto lei ne fosse consapevole, proprio per questo suo quasi, questa rimozione delle radici ebraiche, ma questa è proprio una delle dottrine mistiche ebraiche. Dio crea contraendosi, è la dottrina della Tzimtzum. Tzimtzum in ebraico significa ritrazione, contrazione. In greco si può dire kenosis, svuotamento. Dio si svuota perché se non si svuotasse, se non si ritraesse, tutto sarebbe Dio, non ci sarebbe spazio per altro. Allora la sua contrazione permette al mondo di accadere. Anche in molte dottrine indiane c'è questa idea della ritrazione di Dio per lasciare spazio, uno spazio vuoto affinché accadano le cose. Allora quindi la grazia non è soltanto ciò che eleva, è anche ciò che fa scendere nell'intimo questa discesa, questa decreazione, questa rinuncia all'ego, che però appunto non è la pesantezza. La pesantezza è lo spirito di gravità che abbarbica alle cose del mondo, che lega, che costringe. E questa è la sventura, l'incapacità di sentire, di provare
una grazia, una capacità di sollevarsi. L'effetto principale della sventura è quello di costringere l'anima a gridare perché, come fece il Cristo stesso sulla croce, e a ripetere quel grido ininterrottamente, salvo quando lo sfinimento lo interrompa. Non c'è alcuna risposta. Vedete come non... queste non sono righe che lei scrive per altri, però c'è una durezza come solo i mistici riescono, cioè solo i mistici riescono a essere duri talvolta così, non ci sono sconti, non stai edulcorando la pillola, non stai dicendo c'è la consolazione, guardate che in fondo tutto bene, questa è la sventura. Gridare perché e smettere, se si smette di gridare è solo perché si è sfiniti e non ce la si fa più. Non c'è alcuna risposta. Quando si trova una risposta confortante, anzitutto l'abbiamo fabbricata noi stessi. Quando credete di trovare una risposta, attenti, è già subito una trappola. Quando credete di trovare una risposta alla sventura, l'avete trovata, l'avete fabbricata voi, è il vostro ego psicologico che dice no, aspetta, in fondo c'è il lieto fine. In secondo luogo, se si trova una risposta, il fatto che si abbia potere di fabbricarla mostra che la sofferenza, per quanto intensa, non ha raggiunto il grado specifico della sventura, così come l'acqua non bolla a 99 gradi. Se voi ancora siete in grado di dare una risposta razionale alla vostra sventura, se in qualche modo il vostro pensiero vi permette di fabbricare un'argomentazione che vi fa stare meglio, beh, buon per voi, ma non avete ancora toccato la sventura. Non è quello. La sventura è qualcosa di molto peggio. Uno dice, caspita, che razza di pensatrice mistica è. Se la parola perché esprimesse la ricerca di una causa, la risposta apparirebbe facilmente. La parola perché invece esprime la ricerca di un fine. Ma tutto questo universo è vuoto di finalità. L'anima straziata dalla sventura, che grida di continuo invocando una finalità, tocca quel vuoto. Questo diceva qualcosa di simile anche padre Turov, negli ultimi anni, quando era già malato di tumore, dice, mi sono accorto di una cosa, io guardo i cieli e i cieli sono vuoti. Sono sempre stato abituato a pensare che i cieli fossero pieni di Dio. Dio non sta nei cieli, perché questa è di nuovo una risposta che io mi fabbrico, perché ho bisogno di localizzare qualcuno, ho bisogno di determinare qualcosa, ho bisogno di oggettivare Dio, in qualche modo di possederlo, e questo mi conforta. Allora possiamo anche dire, beh, forse in certi momenti abbiamo anche bisogno di questo conforto. Vi ricordate i poveri di spirito di Eckhart? Siamo poveri di spirito, accettiamo anche di avere bisogno di questo conforto. Ma quando riusciamo ad avere sufficiente forza di spirito per affrontare la verità, questo è quello che sta cercando di fare qui Simone Weil, allora siamo veramente radicali, andiamo veramente fino in fondo e abbiamo il coraggio di osare dire questa cosa, che la sventura è l'assenza di risposta. Non c'è risposta. Ogni risposta umana che ci possiamo dare, che possiamo formulare, è una risposta, e di nuovo può andare bene in certi momenti. Non è che la dimensione psicologica sia da annichilire, sarebbe sbagliato. Buddhisticamente sarebbe l'eccesso della mortificazione. Buddha dice no, attenzione, via di mezzo, non siate asceti che si mortificano e basta, e non siate neanche goderecci che badano solo a star bene. La via di mezzo è dire, ok, in questo momento ho bisogno di una risposta psicologica, bene. O in questo momento questa persona di fronte a me ha bisogno di sentirsi dare un conforto psicologico, bene. Ma quando questa persona o quando io ha riguadagnato un po' di forza
e forse può essere portata vicino a quel punto di ebollizione che non è 99,9 gradi ma è 100 gradi, perché prima l'acqua non bolle, allora proviamo a guardare in faccia la realtà. Tutto questo universo è vuoto di finalità. L'anima straziata dalla sventura, che grida di continuo invocando una finalità, tocca quel vuoto. E qui però arriva il punto di svolta. Se quell'anima non rinuncia ad amare, un giorno le accadrà di udire non una risposta al suo grido di domanda, dato che risposte non ce ne sono, ma udrà il silenzio come qualcosa di infinitamente più colmo di significato rispetto a qualsiasi risposta, come la parola stessa di Dio. Allora saprà che l'assenza di Dio qua giù è la stessa cosa della presenza segreta qua giù del Dio che è nei cieli. Ma per udire il silenzio divino bisogna essere stati costretti a cercare invano qua giù una finalità. E due cose sole hanno il potere di costringere a questo: o la sventura o la pura gioia, che è fatta del sentimento della bellezza. La sventura e la gioia estrema e pura sono le due sole vie e si equivalgono. Come dire, ci sono due momenti che nella nostra vita si toccano, cioè la coincidenza oppositorum di Cusano, che sono il momento della gioia pura, che non è una gioia particolare, è la gioia talmente grande in cui noi siamo spossessati di noi, la gioia dei due innamorati che non hanno più nemmeno nozione di essere due, che non hanno più nozione dell'universo loro intorno, che non chiedono più una finalità, non hanno più bisogno di chiedere uno scopo, perché stanno bene così come stanno. E questa gioia pura, dice Simone Weil, tocca, coincide con il suo opposto, cioè la sventura. E sventura ha un senso qui veramente radicale. Non è una sventura, non è una sfortuna, non è un inciampo, non è un particolare piccolo male, è la totale assenza di significato, la perdita di senso totale della vita. È la non risposta che non arriva, non perché stiamo aspettando che arrivi, ma perché realizziamo che non c'è risposta. L'architrave, il punto di svolta, mi pare proprio quello. Dice: quando l'anima straziata dalla sventura, che grida di continuo invocando una finalità e non la trova, tocca quel vuoto, quando quest'anima non rinuncia ad amare, un giorno le accadrà di udire non una risposta, dato che non ce ne sono, ma il silenzio come qualcosa di infinitamente più colmo di significato di ogni risposta. Questa è la radicalità a cui arriva il pensiero mistico. È come se dicesse: attenzione, voi con tutte le vostre magagne, con tutte le vostre richieste di significato filosofiche, con tutte le vostre sofferenze, non fate altro che andare in cerca di risposte. E non capite che finché restate a livello di risposte, non valicate la soglia, non sfondate questa barriera. Quando è che la si sfonda? Quando ci si sfinisce talmente tanto che il silenzio diventa più pieno della risposta. O quando, però forse questo, non so se sia più raro, magari qualcuno tocca, quando si è toccato la pura gioia, quella che Plotino chiama la ecstasis, la estasi, l'uscita di sé, ecstasis, si esce fuori di sé. Quindi cos'è che accomuna queste due dimensioni? L'assenza di io. Sia nella pura gioia, sia nella sventura, non c'è più un ego che è in grado di reggere, si sgretola. Da un lato si sgretola perché, come direbbe Dante, si è indiato, è diventato uno con Dio. Dall'altro si sgretola perché non regge più di fronte alla sventura. In entrambi questi casi, dice Simone Weil, lì l'uomo tocca il sacro, potremmo dire. Il sacro è anche il tremendum per i latini.
Spesso siamo abituati a una concezione che vede il sacro come il buono, come quello che salva, come quello che conforta. Invece il sacro è anche ciò che atterrisce, è anche ciò che non si può vedere in faccia. Nell'Antico Testamento non si può guardare a Dio, sennò ci si incenerisce. Anche nella tradizione giapponese ci sono i casi in cui si guarda la divinità e si fugge terrorizzati. Non so se qualcuno di voi ha sentito domenica mattina Uomini e Profeti, alle 9:30, si parlava del pensiero classico giapponese e l'autore di un libro che è uscito da poco, appunto Il pensiero classico giapponese, per l'Einaudi, Massimo Raveri, che insegna a Venezia, citava un mito giapponese delle due divinità che originano il mondo, Izanami e Izanagi. Una parte di questo mito sembra ricalcare molto da vicino il mito greco di Orfeo e di Euridice, perché a un certo punto la donna di questa coppia ancestrale, sono due fratelli ma sono anche marito e moglie, e procreano una serie di divinità. E Izanagi è l'uomo, Izanami è la donna che partorisce tanti dei fino all'ultimo, che è il dio del fuoco, e partorendolo si ustiona e muore. Giunge al mondo degli inferi e il marito, Izanagi, vuole andare a riprenderla, come Euridice vuole andare a riprendere, scusate, come Orfeo vuole andare a riprendere Euridice. Anche nel mito giapponese a Izanagi viene permesso di andare a riprendere Izanami, ma con un divieto: non si deve costare, non si deve permettere di guardarla. Lui giunge e, come Orfeo con Euridice, noi diciamo che tontolone, la guarda, ma non poteva non guardarla. Era, come dire, scritto che si trasgredisse, ecco la trasgressione anche qua, bisogna trasgredire. E quando la guarda atterrisce e fugge, perché ha visto il sacro, ha visto un cadavere, ha visto l'aldilà, ha visto l'altro volto del divino, che non è solo la generazione, ma è anche la corruzione, la morte. Poi qui si sommano tutti gli elementi anche proprio dello shintoismo, per cui il cadavere è l'impurità, e nella dialettica tra puro e impurità bisogna riuscire a tenere distinte le dimensioni. Il che non significa che una debba essere negata, debba essere ignorata, debba essere annichilita. La distinzione significa creare l'ordine nel mondo. I riti servono a questo. La parola rito, in latino ritus, deriva dal sanscrito rta. Rta in sanscrito è l'ordine del mondo. Il disordine, anarta, è il caos. Dal caos ci può essere un nuovo ordine, il primigenio caos è ciò da cui nasce il mondo, ma se il mondo ritorna nel caos c'è di nuovo indistinzione, confusione. Il ritus è ciò che permette di contenere il caos e di dare un ordine anche interno, interiore all'umano. Anche il pensiero cinese è legatissimo all'idea del li, il rito confuciano. La dimensione caotica, ciò che non viene fatto bene, in latino l'avverbio in rite significa ciò che non viene fatto in modo rituale, cioè ciò che produce confusione. Ecco di nuovo l'attenzione. Che cos'è il rito, la liturgia, se non un esercizio di attenzione? Il sacro viene quando io sono attento. La preghiera è, secondo Simone Weil, una delle massime forme di attenzione. E c'è quando un artista sta componendo, quando una madre sta allattando un bambino e non è distratta, quando un matematico sta elaborando un teorema, loro sono nel divino come il santo quando prega. Perché questo, la liturgia, è questo esercizio di attenzione che mi mette in contatto con il mistero del reale, che si fa attraverso di me, che transita attraverso di me. La distrazione è come se fosse un blocco a questo transito, a questo flusso di vita. E questo è anche un altro tema tipico dello Zen. Ci sono un sacco di scambi in cui il giovane allievo, il novizio, chiede al maestro: maestro, maestro, che cos'è lo Zen?
Il maestro dice: quando sei entrato, hai messo il cavallo a destra o a sinistra delle scarpe? Beh, non lo so, perché è importante. Questo è lo zen. Sapere se hai messo le scarpe a destra o a sinistra, sapere se ti sei seduto bene o no, sapere se la pasta si scuoce a 10 o 11 minuti quando stai facendo la pasta. Possiamo dire cose anche molto semplici, molto umili, ma l'idea è che l'attenzione che si porta alle cose piccole diventa l'attenzione che si porta alle cose grandi e viceversa. Il transito, il flusso, il soffio della vita, il pneuma transita attraverso tutti gli atti di attenzione che noi siamo in grado di portare. Chiaro che poi umanamente nessuno è in grado di esercitare un'attenzione 24 ore al giorno, ma anche qui di nuovo, miserere me, cioè, diciamo, avere misericordia di sé significa anche sapere: questa volta non sono stato attento, va bene, è come nello zazen. Non vuol dire che io sono sempre imperturbabile, solo la pietra, solo la roccia non vede mai delle nubi che transitano nel suo cielo azzurro. L'essere umano non è una pietra e quindi le nubi transitano e quindi i momenti di attenzione calano. Ma questo è l'esercizio, questa è l'ascesis. L'ascesi, per Simone Weil, è un esercizio di attenzione. Non è andare con il cilicio e fare penitenziagite come i monaci durante la peste del 300. È anche qualcosa che si radica nella quotidianità, anzi, è soprattutto qualcosa che si radica nella quotidianità. Allora torniamo a questa lettera e a alcuni punti, pochi punti che toccano alcuni aspetti che per lei sono importanti nel dialogo interreligioso, e dice: nella Chiesa degli anni 40 io non trovo questa apertura, questa capacità di dialogo. Per esempio, uno dei punti fondamentali, dice Simone Weil, per me è questo: ogni qualvolta un uomo ha invocato con cuore puro Osiride, o Dioniso, o Krishna, o Buddha, o il Tao, il Figlio di Dio ha risposto inviandogli lo Spirito Santo. E lo Spirito ha agito sulla sua anima, non inducendola ad abbandonare la sua tradizione religiosa, ma dandogli la luce, e nel migliore dei casi la pienezza della luce, all'interno della sua tradizione. Ecco qui lo spirito che soffia dove vuole. Ecco qui che la fecondazione del verbo, che è un modo di esprimere e che, come direbbe anche Panikkar, è un modo inculturato, che cioè fa parte di una cultura, nasce da una lingua, parlare di logos, parlare di verbum, parlare dell'agnello che toglie i peccati del mondo, dice Panikkar, non ha un significato, non fa senso, non produce altrettanto senso per gli eschimesi e per gli indù di quanto ne produca nella visione della Palestina del primo secolo o nell'Occidente che ha inculturato questo tipo di metafore. Allora, un conto è cercare di mostrare quello che è il movimento della luce dello spirito, un conto è obbligare di inculturarsi, dice Panica, per pensare che il cristianesimo sia veramente cattolicos, cattolico, universale. Dobbiamo per forza obbligare tutti i popoli del mondo a parlare greco, nel senso della concettualità greca, ad essere spiritualmente semiti e filosoficamente europei, o forse c'è una apertura diversa che appunto permette di incontrare a tutti con i propri strumenti, con la propria lingua, con la propria tradizione, quel mistero che alcuni chiamano Dio, che alcuni chiamano nulla assoluto, che alcuni non chiamano, che alcuni chiamano materia, che alcuni chiamano soltanto materialità pura, e però magari sentono in quella materia un mistero molto più enigmatico, forte, inquietante, numinoso, di quanto alcuni che invece dicono Signore, Signore, Dio, Dio, sentono. Tante volte anche questo, tante volte
c'è molto meno afflato religioso in certe sedicenti devozioni che non in certe negazioni. Il Cristo ha detto: insegnate alle nazioni e battezzate coloro che credono, cioè coloro che credono in Lui, ma non ha mai detto obbligateli a rinnegare tutto ciò che per i loro padri era sacro e ad adottare come libro santo la storia di un piccolo popolo a loro sconosciuto. Mi hanno assicurato che gli indù non troverebbero nella propria tradizione alcun impedimento a ricevere il battesimo se i missionari non imponessero loro come condizione di rinnegare Vishnu e Shiva. Se un indù crede che Vishnu è il Verbo e Shiva lo Spirito Santo, e che il Verbo è stato incarnato in Krishna e in Rama prima di incarnarsi in Gesù, con quale diritto gli si rifiuterà il battesimo? Personalmente non darei mai neppure 20 soldi per un'opera missionaria, dice. Credo che per un uomo cambiare religione sia pericoloso quanto per un scrittore cambiare lingua. In realtà la cosa può anche andare bene, ma può anche sortire conseguenze funeste che vanno considerate. Io credo piuttosto che la religione cattolica contiene esplicitamente verità che altre religioni contengono in modo implicito. E inversamente, anche religioni contengono esplicitamente verità che nel cristianesimo sono soltanto implicite. Questa è una, come dire, reciproca che in genere molti ferventi cattolici, credo, accetterebbero di buon grado la prima parte, un po' meno la seconda. Beh, la religione cattolica contiene esplicitamente verità che altre religioni contengono in modo implicito, è la teoria anche dei semina verbi, in fondo i semi del verbo ci sono ovunque, più o meno tutti sono arrivati, magari meno che più, però si sono in qualche modo avvicinati. Ma Simon Weil, che dice: per me il centro è Cristo, questo, cioè, ricordiamoci sempre che lei parte da questa esperienza, che è un'esperienza esistenziale prima di essere una verità teologale o teologica. Lei parte dall'esperienza che il suo modo di accedere al divino è il Cristo. Ma poi dice: altre religioni differenti dal cristianesimo contengono esplicitamente verità che nel cristianesimo sono soltanto implicite. Ecco la mutua fecondazione. Ecco la necessità, non soltanto l'opportunità, la necessità vitale del dialogo, perché l'altro mi dice quello che io da solo non saprei di me, perché l'altro mi dice: guarda che ti sono spuntati dei capelli bianchi sulla nuca, e io che credevo di essere ancora sempre con i capelli tutti scuri, magari mi dice qualcosa che ogni tanto non vorrei sentire, magari tre volte mi dice anche qualcosa di bello, tipo che ho dei tratti del carattere che io credevo invece essere ininfluenti, spigolosi, e che invece mi dicono: sai che quando ci sei tu, proprio per come sei fatto tu, insieme si sta meglio, la nostra comunità ci guadagna. È 39, anche io inizio ad avere i capelli bianchi, capite perché ho fatto questo. Eh sì, in genere ogni anno mi succede, è sempre a fine novembre, e quindi eravamo qua, è il 28, per cui... Ah sì? L'anno scorso eravamo qua, dovevo scappare perché lo festeggiavo i suoi amici. Come stasera, non demordono, e l'anno prossimo che ne faccio 40, non piacendo, cambia la decina. Non faremo neanche la riunione. Che osso? L'ultima citazione, 10 righe. Come dicono gli Hindu, Dio è insieme personale e impersonale. È impersonale nel senso che il suo modo infinitamente misterioso di essere una persona differisce infinitamente dal modo umano. Non si può cogliere tale mistero se non impiegando insieme, come le branche di una pinza, queste due nozioni contrarie, incompatibili quaggiù, compatibili soltanto in Dio. Non si può pensare Dio allo stesso tempo e non successivamente come tre e uno,
cosa a cui pochi cattolici arrivano, se non pensandolo insieme come personale e impersonale. Altrimenti si finisce per rappresentarci sempre ora una sola persona divina, ora tre dei. Molti cristiani confondono tale oscillazione con la vera fede. Questo di nuovo è un discorso che forse apre appunto alla possibilità di un dialogo, è la possibilità, anzi anche qui all'impellente necessità di non inscrivere Dio all'interno di una nozione oggettiva, logica. Anche dire che Dio è persona, che va benissimo all'interno di una dottrina, però, attenzione, può essere un veicolo per una credenza, ma non è l'esperienza e il contenuto di una fede, che va oltre ogni dizione. Anche persona, o in greco hypostasis, è una parola umana. E va benissimo come segnavia, va benissimo come dito che indica la luna, ma attenzione a non confondere la luna con il dito, a non confondere nemmeno la luna con la luce che la illumina. Perché c'è sempre questa ulteriorità. Noi crediamo di essere furbi, già i filosofi credono di essere furbi, dicono, vedete, noi stiamo attenti, quindi non confondiamo il dito con la luna. E però prendono la luce della luna come se quella fosse una luce autoctona, propria della luna. E in realtà la luce non si vede, è la condizione di ogni visibilità. Ogni volta che crediamo di afferrarla, la rendiamo un oggetto e quindi perdiamo la luce in quanto fonte della visibilità. Va bene, direi che per oggi abbiamo già messo molta carne al fuoco e abbiamo iniziato a conoscere un po' questa pensatrice. La prossima volta torniamo su Nishida, però è un dialogo che spero, come dire, già si sia visto un po' in che modo si può produrre in maniera appunto fertile, cioè sono due pensatori che appartengono, diciamo, cronologicamente ad un'epoca simile, anche se spiritualmente e dal punto di vista della scrittura sono diversi, ovviamente non si conoscono, però ci sono punti di contatto e quelle cose che ho letto anche di Panica prima spero siano servite anche per mostrare questa ulteriore possibilità di intreccio e di contatto. C'è qualche domanda che proprio è inerente al discorso, una maggiore chiarificazione? È bene farlo all'inizio. Se qualcuno avesse delle domande, prima di introdurre questa nostra riflessione, dove siamo noi tutti e quanti protagonisti, no? Avesse delle domande che riguardano l'esposizione che Marcello ci ha fatto, per una maggiore chiarezza, per una comprensione più approfondita, ecco, adesso credo sia il momento giusto, ecco. Marcello, volevo chiederti una cosa riguardo a uno dei temi. Parla in modo tale che chi è là in fondo non si sente escluso. Uno dei temi del suo percorso di ricerca di Simone Weil è quello del mettersi in una condizione di obbedienza. E lei parla di la legge cosmica della necessità e parla di obbedire alla necessità. Ecco, volevo magari andare a approfondire questa cosa qua, magari però sarà senz'altro un argomento piuttosto. Io dico solo una cosa che poi riprenderemo, che quando si parla di obbedienza in Simone Weil e in altri anche mistici risuona sempre il timbro latino del ob audire, quindi è un ascolto. Noi tendiamo spesso a interpretare l'obbedienza come una forma di o di mortificazione o di ritrazione della propria volontà individuale rispetto a un'imposizione che viene da altri. In realtà l'obbedienza è appunto un ascolto e significa anche una capacità di lasciarsi attraversare da quelle che sono le leggi del cosmo, le leggi della natura, le pieghe dell'essere nelle quali noi viviamo e che noi non dominiamo,
Quindi Simone Weil parla spesso anche di una fisica soprannaturale, cioè così come c'è la fisica delle leve, i pesi e i contrappesi, c'è anche una fisica spirituale, una fisica legata a cause ed effetti che producono differenze e trasformazioni nella nostra interiorità. Allora, saper obbedire al mondo significa saper ascoltare, saper raffinare il mondo. Anche qui è un esercizio di attenzione, un esercizio di percezione. Raffinare la propria percezione significa restare anche più capaci di sintonizzarsi, proprio come un transistor, il condensatore di una radio che ci permette di entrare in contatto con le frequenze che altrimenti non ascolteremmo. Certo, ascoltare non basta, nel senso che poi noi possiamo anche ascoltare e che cosa ce ne facciamo di quelle cose che sentiamo. Il problema è anche qui, è capire che cosa significa l'ascolto e che cosa significa l'essere in contatto con quello che succede, perché per Simone Weil non significa affatto un fatalismo assoluto. Questo è un altro dei rischi che un certo tipo di misticismo sembrerebbe indurre. Beh, tu obbedisci, ascolti tutto quello che accade, in quanto accade, è, e quindi ti va bene tutto. Invece, come in modo solo per accenni finora ho cercato di mostrare, Simone Weil è una tipa molto combattiva e per lei la mistica non è affatto dissociata da un intervento attivo nella dimensione concreta. Solo che appunto qui si potrebbe poi aprire di nuovo un altro discorso che faremo più avanti, l'azione più efficace è l'azione impersonale. Quindi l'obbedienza è quella del saggio taoista, per esempio, che agisce nel modo più efficace quando la sua è una non azione. Wu Wei, ne parla Simone Weil in alcune pagine dei suoi quaderni. Il non agire non è l'inazione, non è la passività, ma è la capacità di entrare in accordo il più possibile con le leggi che regolano l'universo, sapendo in qualche misura come fronteggiare quelle che sono le leggi che avviliscono la vita, quelle che sono spesso leggi in realtà distorte, che l'uomo distorce quando c'è una componente di ego, di forza. Ecco, la forza è la grande antitesi della grazia. L'Iliade è il poema della forza perché è il poema in cui il genio dello spirito greco, secondo Simone Weil, mostra nel modo più puro come l'essere umano possa essere asservito a questa forza, a questo potere che lo avvilisce, ma come al tempo stesso possa uscirne non schiacciato, che è anche l'insegnamento della tragedia greca. Il canto del tragos, del capro espiatorio, è il canto in cui l'uomo vede sì la sua sconfitta materiale, ma riesce a riaffermare una dimensione ulteriore rispetto alla sventura. Che lei si definisce mistica o perché la chiamiamo mistica? Ma lei non parla. Non parla mai di sé in realtà, non si definisce mistica, però parla dei mistici della tradizione, soprattutto appunto San Giovanni della Croce. E raramente cita Eckhart in realtà, però ha questa visione ampia del mondo della mistica. Lei, per lei Platone è uno dei più grandi mistici e parla di Platone come di un mistico quasi più che come di un filosofo, e a partire dalla sua interpretazione di Platone, dalla sua interpretazione di, diciamo, di alcuni santi con cui lei si confronta, noi attribuiamo a lei, e questa è una cosa anche abbastanza comune, nessun mistico in genere si autoattribuisce la caratteristica di mistico. Lui dice: io cerco di pensare, io cerco di vivere la mia fede, io cerco di entrare in contatto con l'armonia delle cose. Poi ciascun mistico può anche avere i suoi limiti, i suoi difetti, nel senso, anche Panica dice in un testo di una conferenza, parlando di Shankara, uno dei più grandi mistici di una scuola nell'Advaita Vedanta in India, dice: anche Shankara ha i suoi limiti, ma tutti li hanno, quindi non dobbiamo neanche attribuire ad una figura che poi viene annoverata nel canone della mistica occidentale degli attributi di perfezione.
Prima lo accennavo, se volete ne potremmo anche parlare di nuovo, ma la visione che Simone Weil ha dell'ebraismo e del mondo romano è una visione molto distorta da un punto di vista storico-culturale. Però uno accetta questo, lo accetta, lo scrive anche eventuali tratti caratteriali o inclinazioni particolari, e cerca al tempo stesso di vedere quali sono i contenuti poi positivi di levatura. Ogni pensatore può essere attaccato, criticato da un certo punto di vista, ma in genere la cosa interessante quando si scopre un autore è vedere che cosa di buono ha da dirci. Quindi in questo caso anche mistico è un termine che, come tutti i nomi, si può abbandonare. Nessun mistico sarebbe così attaccato ai nomi da pretendere di essere né mistico, né santo, né vero, e addirittura si può anche rinunciare ai nomi divini, tant'è che si moltiplicano in tutte le grandi forme di mistica e poi Dio ha tutti i nomi, non ne ha nessuno. Oppure, come nella mistica ebraica, ne ha 99, perché bisogna sempre lasciare posto alla completezza. Non ci si può nemmeno permettere di dire che Dio ha 100 nomi o 1000, che sono numeri completi, perché anche questo è qualcosa di quasi blasfemo. Pretendere di dare un'assolutezza alla nostra conoscenza del divino. Quindi anche tutte le cose che io dico sono... Lasciano il tempo che trovo. Mi colpisce, lo so, Mozart è molto giovane, ma ha lasciato qualcosa che è scritto, che è stato suonato, che è stato condiviso. Un filosofa che muore giovane, com'è che ha potuto in qualche modo lasciare tracce condivise? Perché uno, io mi immagino che faccia parte di una comunità di pensiero per lasciare delle tracce, tanto più tu dicevi in età non giovanissima, no? Perché mi colpisce, insomma, la storia di questa donna. Sì, bisogna. Lei è, infatti ha pubblicato pochissimo, qualche articolo su riviste, non ha pubblicato libri, però noi oggi abbiamo in anche perché è un pensiero molto moderno, mi ha colpito. Sì, sì, ma lei scriveva soprattutto pagine di diario, questi quaderni, cahier, che avevano tutti la stessa copertina e lei datava. Quindi si sa anche qual è la successione cronologica dei pensieri, però sono state tutte pubblicazioni postume. Dopo la sua morte, gli amici, aveva tanti amici con cui si confrontava, uno dei suoi amici anche era Joël Busquet, che è un poeta e uno scrittore che da quando ha circa 25 anni, mi pare, passa i restanti 30 anni, 35 anni della sua vita a letto perché è paralizzato. Una pallottola durante la prima guerra mondiale gli traccia il midollo e lui, con la medicina di allora, non può fare altro che restare a letto, tra l'altro provando continuamente fortissimi dolori perché erano rimaste delle schegge. E lei lo va a trovare, tra l'altro anche questa è una cosa interessante, che quando lo va a trovare dorme di fianco a lui e sta in silenzio. Come dire, di fronte a un certo tipo di dolori non ci sono parole, non ci sono i conforti, le litanie, non prega, non è che si permette. Anche qui, anche padre Turoldo diceva, io avevo una nipote paraplegica, quando andavo a trovarla mi guardavo bene dal parlarle dei conforti di Dio, mi guardavo bene dal farle la predica, tra virgolette, per dirle resisti, vedrai che c'è un senso ulteriore, questa sofferenza sarà premiata, no? Cioè, da quel punto di vista il mistico sa anche davvero tacere, nel senso del muein, dell'ammutolire di fronte al dolore altrui. L'unico, e padre Turoldo diceva, mi sono reso conto che certe volte Dio tace per rispetto del dolore dell'uomo. Non è solo il silenzio mistico che in realtà deve essere eloquente, che l'uomo dovrebbe sapere interpretare. Talvolta il silenzio è un silenzio perché di fronte al dolore umano non c'è proprio nulla che si possa dire. Penso che la modernità, questa testimonianza di una donna che ha vissuto solo 34 anni, sì, è proprio nel fatto che la sua esperienza ci fa percepire che anche noi attraversiamo
i valichi che lei ha attraversato, no? E la modernità è il fatto che la sua esperienza è l'esperienza nostra, credo questo che sia proprio la sua modernità. So, lei l'ha espressa in un modo così quasi, diciamo, sfacciato, anche sconnesso, che proprio per quello ci tocca, perché anche noi sperimentiamo questa situazione sconnessa nel nostro cammino di vita. Io, sentendo la testimonianza di Marcello poco fa, e anche per quello che conosco di Simone Weil, no? Sento, non so, una riconoscenza sul fatto di poter oggi accostare la testimonianza di il legato di Bingen, che è rimasta per secoli praticamente ignorata. Poi, questo bisogna dare merito al Papa tedesco, che la, oggi i suoi scritti si trovano in tutti i centri yoga, un po' ovunque, eccetera. Ma io sto leggendo ora l'ultima sua opera, che è Le opere divine, che non ha nemmeno terminato, perché anche lei poi muore. E in questa opera, dove quando lei parla anche delle cose più semplici della vita, ci percepisce dentro, ma in un modo così immediato e semplice, l'influsso degli astri, dell'universo. Nell'universo. E le pagine che ho anche citato questa mattina nella messa, no? Partendo da quell'espressione di Gesù che dice che quando la tua casa è tutta ordinata è allora che il demonio peggiore entra, no? Ecco, quando parlavamo anche stamattina nella messa, quando tu assolutizzi qualcosa, compreso Dio, ecco, allora sei sull'orlo della rovina, no? E mi vengono in mente anche alcune parole di Gesù lette martedì, nel Vangelo di martedì, molto enigmatiche. Possiamo proprio dire che la parola koan mi si addice, quando lui dice: tutti i peccati contro il figlio dell'uomo, dicendo il figlio dell'uomo indica se stesso, ma indica ciò che lui è, non solo come individuo, ma come realtà universale. Quindi tutto ciò che è concretezza, che è definito, che è limite, che è quindi qualcosa di posseduto, tutti i peccati contro il figlio dell'uomo saranno rimessi, ma i peccati contro lo spirito non possono essere rimessi. Cos'è questo peccato contro lo spirito, no? E questa è una domanda che tutti i peccati contro il Cristo. Io nella breve predica mi sono permesso a fare in San Babilo, ho detto: è questo figlio dell'uomo, è il Cristo, è la Chiesa, tutti i peccati contro la religione, contro l'appartenenza, tutto ciò che l'uomo sbaglia nelle sue decisioni concrete e definite, ecco, saranno perdonati. Non sono vere colpe, ma il peccato contro lo spirito non può essere perdonato. E cos'è questo peccato contro lo spirito? Ecco, è un richiamo molto forte. Ora mi permetto di riprendere ancora alcune espressioni di Hildegarda. Lei parla qui dell'anima e del corpo, di due elementi che solo noi distinguiamo nella nostra riflessione, ma che infatti di fatto loro interagiscono sempre, di una interazione che non è un avvicinarsi tra di loro, ma è costitutivo del loro esserci, no? Dell'anima e del corpo. Poi dice: l'anima possiede due energie con le quali regola con uguale forza la fatica e il riposo nelle sue occupazioni, in modo tale che con una sale verso l'alto e percepisce Dio, con l'altra possiede interamente il corpo in cui si trova e opera in esso. Operare nel corpo le procura gioia, poiché esso è stato formato da Dio e l'anima è veloce nel portare a compimento l'opera del corpo. E mi richiama anche questa espressione qua,
due punti che Marcello diceva, così presentandoci la testimonianza di Wayne: la soglia, e poi l'altra pare espressione che sembra, ed è in realtà opposta a questa, la chiarezza. Soglia e dice sempre qualcosa di incompiuto, no? Tu sei lì ma non sei entrato e non sei più fuori, e contemporaneamente chiarezza. Credo che queste due parole ci dicono molto bene la nostra esperienza: essere contemporaneamente sempre soglia eppure sentire il bisogno di chiarezza, no? Soglia e contemporaneamente chiarezza, e una soglia che elimina la chiarezza non è più questa soglia, e la chiarezza che elimina la soglia non è più questa chiarezza. Questi due opposti che qui nella testimonianza di Hildegarda sono legati al rapporto tra anima e corpo, che lei però non dice in quel senso filosofico, soprattutto mistico, di anima come elemento superiore e di corpo come elemento interiore, come gravità, mentre l'anima invece è ascesa verso l'alto, e li presenta come due elementi sempre in rapporto tra di loro, e di un rapporto che, se viene meno, muore l'uno e muore l'altro. Quindi l'anima che sale e coinvolge Dio, e l'anima che scende e coinvolge la materia e il corpo. Essa si diffonde nel cervello, nel cuore, nel sangue, nel midollo, in tutto il corpo, riempendolo ma senza spingerlo oltre le possibilità del corpo stesso. Poiché, sebbene l'anima, quando dimora nel corpo, aspiri a compiere moltissime buone azioni, tuttavia non può andare oltre ciò che la grazia divina le concede. Inoltre, spesso agisce a lungo secondo il gusto della carne, finché il sangue, per la fatica in parte, si secca nelle vene e dal midollo sgorga sudore. Allora si sottrae alla fatica con il riposo, fino a quando ha riscaldato il sangue della carne ed ha riempito il midollo. C'è proprio una bell'altra espressione che ci ha molto colpiti di Wayne, no? Che finché tu ti sfinisci, no? Ti sfinisci. Quindi l'anima a un certo punto lascia seccare il sangue per poi dopo riprenderlo e rivivificarlo, no? E così stimola il corpo a rimanere desto e lo ristora perché possa tornare alle sue fatiche. Perché quando si dà i piaceri della carne spesso si stanca, ma se nel frattempo ha ristorato le sue forze, può di nuovo dedicarsi interamente al servizio di Dio. Quando opera secondo i suoi desideri, sollevandosi da Dio, segue le parole della scrittura, eccetera, eccetera. Poi, queste parole che lette anche questa mattina, l'anima è anche la forza vitale verdeggiante nella carne, poiché il corpo dell'uomo cresce e progredisce grazie a lei, come la terra produce frutti grazie all'umidità, e ancora l'anima è l'umidità del corpo, poiché lo mantiene irrorato e impedisce che divenga arido, come la pioggia impregna la terra. Dall'anima in vero provengono le energie che vivificano il corpo dell'uomo, come l'umidità proviene dall'acqua, e per questa ragione l'anima gioisce quando opera in accordo con il corpo. E poi quest'altra espressione, particolarmente significativa: l'anima in vero aiuta la carne e la carne aiuta l'anima, poiché ogni opera è portata a compimento dall'anima e dalla carne, perciò l'anima torna alla vita compiendo opere sante e buone insieme alla carne. Ma la carne spesso si stanca quando agisce insieme all'anima. Allora questa accondiscende alla carne e le permette di dilettarsi in qualche altra opera, come una madre fa ridere il suo bambino che piange. In questo modo la carne compie insieme all'anima alcune opere buone mescolate, tuttavia con alcuni peccati che l'anima tollera per evitare che la carne si spezzi.
come la carne infatti vive grazie all'anima, così l'anima vive operando il bene insieme alla carne, perché è stata collocata dal Signore della creazione, che è l'opera, eccetera, eccetera. E questo, l'anima e la carne, questi due elementi che non permettono intimamente, costituzionalmente, non ci permettono mai di entrare né nell'ambito che con la mente pensiamo, l'ambito dell'anima, l'ambito tutto spirituale, e nemmeno nell'ambito tutto corporale. Questa soglia che non è un qualche cosa di incompiuto, ma è un'incompiutezza compiuta, no? Un'incompiutezza fondamentale del nostro dell'esistere. Ecco, questo mi richiamavano queste parole che ho letto in questi giorni, ascoltando anche le parole di Simone Weil, benché credo che Simone Weil non la conoscesse, perché il Descartes veramente è stato scoperto ora. No? Questa donna che dice a un certo punto, parlando di se stessa, dice: ma io sono la fiamma che attraverso gli astri del cielo e li infiammo di consapevolezza, di presenza, col tatto della mia sensibilità umana, no? Eccetera, così. Quindi, se possiamo così, ecco, un poco anche tra di noi, dirci qualche cosa che in un certo senso ci doni quell'essere lì dove siamo, senza pensarci nell'anticamera dell'esistenza, no? Eppure questo essere lì non è mai una compiutezza, è sempre una soglia. Vabbè, io adesso... La domanda è: cos'è il peccato contro lo spirito? Peccato contro lo spirito? E io ho sempre detto cose differenti tutte le volte che mi sono trovato. L'altro giorno mi sono parlato, trovato questo Vangelo e la chiesa di San Pablo piena. E c'era la messa per un defunto, no? Però io non lo conoscevo. No? Ho letto anche, si chiamava Giovanni Caproni. Però io ignoravo, io pregavo per questa, per tutte le persone, tutti coloro che aspettano preghiere, no? E però questo Caproni è quello dopo sono andato a vedere, perché dopo in fondo mi sono accorto da certi discorsi, non quando sono andato a casa a vedere se una legge obbediente, no, tutti i caccia bombardieri, loro ho aggiunto un'altra preghiera per tutti quelli che sono morti. Chissà se anche il signor Berenzo verrà di parte. Non so chi c'è, sì. Ma lui è morto nel 1944. Sì, e poi anche nel figlio suo che si chiamava Giuseppe Caproni. Giovanni di Giuseppe Caproni. Poi dopo io, siccome è venuto a leggere un ragazzotto, è venuto a leggere l'epistola, e dopo l'ha messo, ho detto: beh, vado almeno stringere la mano quel ragazzotto, che non sapevo chi era. Cioè, ma era il mio papà che è morto. Ho fatto gli auguri per i suoi spiriti. Dopo ho sentito, io mi sono incuriosito, sono andato a casa, l'ho andata a vedere, no, no, no. E vabbè. Comunque, nella predica ho parlato di questo peccato contro lo spirito. Pensavo che peccato contro lo spirito sono le nostre certezze, questo nostro bloccare, il sentire il bisogno di bloccare, no? Le certezze, le appartenenze. E ho detto anche l'appartenenza religiosa,
sapevo qualcosa di più, dicevo anche appartenenze, diciamo di belliche o politiche. Però guardate com'è vero anche che la politica e si blocca, come si blocca, no? Questo bisogno di porre delle... di pensarci in vista di un punto d'arrivo, no? Ecco, lo spirito peccato contro il figlio sarà tutto bene. È enigmatico questa frase. E ho detto anche nella predica che è un'espressione che chiunque ha fatto scrive il catechismo non ce la metterebbe dentro, no? Perché i peccati contro Cristo saranno perdonati, no? Ma lo dice con tanta semplicità come una cosa. Mentre il peccato, cos'è il peccato contro lo spirito? Allora, forse il peccato contro lo spirito è peccato contro l'intimo di ciò che noi siamo. È questo pervertimento di ciò che noi siamo, io penso. Ecco, allora, questo essere sempre sulla soglia, questa capacità che è presente quando la lasciamo così agire e operare, del perdere tutto senza perdere niente, no? Ecco, quello forse l'esperienza più radicale, proprio, è attraversare un momento di sofferenza che ti toglie tutto e tu non perdi niente. Questo è radicale, no? Questo essere soglia, ma non una soglia da oltrepassare, eppure sei soglia, no? Forse si può anche quel concetto di impermanenza, però detto con tanta faciloneria anche nei nostri ambienti occidentali, così tante volte espressione usata per scusarci di stare di fronte alle necessità dell'esistenza con presenza, con attenzione, con serietà, no? Però quell'espressione impermanenza compresa proprio come una impermanenza, perché nessun sé è punto d'arrivo, no? Io questo sento molto nell'Eucaristia, no? Quando dice che non mangerò più, non berrò più, finché non avvenga il regno, finché il passaggio, la Pasqua non sia completa. Questo non volere nessun punto dove io qui sto. Consegnarsi la parola destino in questo libretto da tiro fuori, no? Perché è una parola che ho tanto disamato nella mia vita, però che adesso sento tanto vera, questo destino. Alla fine dei conti anche Gesù, quando dice a Pietro metti via la spada, perché se volessi chiedo a mio padre di mandarmi 12 legioni di angeli, però se fosse così allora come si adempierebbero le scritture? Cosa sono queste scritture? No? Ma qui anche questo approccio alla realtà, liberi dall'accoglierla soltanto se la mettiamo dentro a nostra categoria. Mentre però dobbiamo fare un passo dietro l'altro, no? E credo che Simone Weil, e credo proprio che adesso questa donna, ora verrà senz'altro conosciuta sempre di più, tenendo presente anche nell'epoca in cui è vissuta, queste testimonianze che ci aiutano a non volerci comprendere collocandoci neanche dentro la nostra esperienza, collocandoci dentro a nessun punto fisso.
comunque siamo qua un po' per anche tra di noi per dirci, condividere le nostre considerazioni. No, io volevo chiedere riguardo a quello che è stato detto della sventura, perché mi ha molto toccata. Quando diceva l'anima straziata dalla sventura tocca quel vuoto in cui non ci sono risposte praticamente, ma se quest'anima insiste e non rinuncia ad amare, trova più di una risposta. Allora cos'è questo amare? Mi chiedo, in che senso amare? Perché ovviamente io vado nella mia categoria dell'amare e non riuscivo a mettere insieme, no, questo vuoto con questo amare. Io che me lo sento tante volte questa parola, cos'è amare, no? Perché anche dire Dio è amore, però Dio lascia morire i bambini che hanno malattie ereditarie, eccetera, eccetera. Anche Dio è amore, però noi non viviamo senza uccidere, neanche i vegetariani vivono senza uccidere, non uccidono loro, ma uccidono gli uccelli, uccidono gli insetti, altrimenti c'è niente da mangiare. E questa, cos'è l'amore? Io credo che l'amore è, se riesco a dire così, riesco a rispondere con queste parole, l'amore è quando io accetto che non vivo per me, non ci sono per me stesso, perché neanche c'è questo me stesso. C'è come esperienza umana, come cammino umano, certo, però il fondo di me stesso non è un me stesso. Allora, in un certo senso, ama di più uno che sbaglia nella vita, no? Come è stato detto dopo fa, però lui nella vita non cerca se stesso, ma poi li paga tutte, no? Che uno invece che si realizza e poi gli fanno anche il monumento in un certo senso, anche se ha fatto un fracco di opere buone. Per cui non so, un'abitudine della nostra chiesa che io proprio abolirei è di mettere i corpi dei santi sotto gli altari, mettiamoli nella terra. C'è anche il Vangelo che lo dice al chicco di grano. Ossia, questo vivere non pretendendo di andare a confluire in me stesso. Per cui dico pure l'Eucaristia per me è il tocco che mi salva in un certo senso. Vivere per diventare pane, per il cibo e bevanda dell'universo, non per un mio paradiso. E quindi questo vuoto potrebbe essere proprio questo. Però adesso me lo diceva Panicare, mi diceva, sai cosa dobbiamo dire come cristiani? Questo vuoto è caldo d'amore. Quando diciamo questo, questo vuoto? Questo vuoto, parlava proprio del dialogo, no? Questo vuoto è caldo d'amore. Ma è vuoto, non è? Una cosa che mi ha commosso profondamente, ogni volta che lo leggo rimango completamente senza niente. E quello quando lei dice un punto, forse mancavano 2 anni a morire. E io faccio una preghiera a Dio, quella di non darmi, di togliermi, pensare che lei pensava di essere stupida per tanto tempo. Il bene più grande a cui io sono legato, il dono dell'intelletto. Per questo scrive sulla razionalità di Descartes. Dice che quando, come dice, tutto è razionale, non c'è niente in più, niente in meno. Ma quest'opera è stupenda, anche se per me uomo, poi maschio, faccio un po' fatica perché
lei tutti i colori della luce le parlano, i vari colori della luce, le note, tutte le parlano, tutto. Ma le parla, non la disturba, lei legge, lei è in armonia con tutto quello che le sente attorno, no? La sensibilità estetica. Ecco, lei, sì, poi dopo sapete, lei qua arriva con le erbe, con le pietre, eccetera, no? Si potrebbe riconoscere la luce se non per contrasto con le tenebre? Luce in vero è l'occhio vivente. Ecco una cosa che meraviglia in lei, che parla sempre bene del peccato. Dice che quando l'uomo poi pecca, ma dice anche poco fa, che l'anima delle volte capisce che la carne non ci sta dietro, allora lei lo lascia riposare. Allora la carne fa anche dei peccati, dice, no? Però il peccato disturba la carne, allora l'anima le va incontro in quel momento, così si riparte assieme, no? E qua queste però io questa per così insomma questa carne, anima e carne, posso vedere dei pezzi di carne almeno dicesse corpo, cioè proprio trovo. Beh, ecco, non trovo nessuna vicinanza, mentre quando si parla di Simone Biles, sì, beh, qua proprio non mi sento respinta. Il Signore di quando, di che secolo è? Millecento. Beh, preferisco il mistico giapponese. Ah. No, nel senso, questa signora non mi assolutamente. Questa dualità proprio. Ma non è parla dell'immortalità dell'anima oppure sì, carne, non ho capito la delle bistecche. Questa dualità, ma senza la tenebra, senza la tenebra non c'è la luce, dice lei, no, giustamente. E questo è il bello, che lei non assolutizza un aspetto. Questa dualità che è compresa come l'intimo di ciò che siamo, questa dualità che non è dualismo, questa è che è lo spazio e che è il vuoto, senza due sponde non c'è nessuna strada. Quindi anzi io penso proprio che questa opera di Levanda è stupenda, perché non cade in una, quello che io credo una forma banale di superamento della dualità, dicendo che poi c'è un uno che contiene la perfezione e che la dualità è una trasgressione di fronte a questo uno, no? Per lei l'uno è proprio, lei faceva danzare le sue monache, siamo nel Medioevo, sapete che un'altra badessa l'ha criticata, le ha mandato una lettera, dice: ho saputo che nei giorni di domenica lei fa danzare le sue monache, no? E questo non conviene, dice, a noi che siamo religiosi. E allora lei risponde, dice, non ci sono, dice, madre si sbaglia, dice, non è che le faccia, che noi danziamo la domenica, ma noi danziamo tutti i giorni, anche quando piove, quindi l'unità era questa estensione che abbracciava le tante forme, no? Ecco, quindi penso che sia, io lo comprendo così, no? Mentre se dovessimo noi avere il rapporto con una unità che non ha spazio, non fa spazio, che questa unità è talmente diventa poi monotona, no? Uguale, cioè, non c'è dialogo. E non è nel suo intimo un rapporto, no? Ecco, conoscendoti, Maria Teresa, penso che proprio tu sei l'espressione del dinamismo, no? Penso che
anche Simone Weil, senz'altro, siano testimoni di questa policromia dell'uno, no? Io vorrei inserire, a proposito della Weil, l'aspetto che è stato accennato ma non toccato, cioè questo suo essere intellettuale fin da bambina, molto non solo colta ma capace di intuire quello che è una profondità filosofica, ma anche una sensibilità nei confronti di chi soffre, di chi soffriva. Questa dualità che poi è sfociata nel lasciare la cattedra per andare a lavorare con il suo corpo, con le sue mani, con una fatica incredibile. Quel poco che poi ho letto dai quaderni mi ha commosso, per uno si fa svelto a dire lascio la cattedra, vado a lavorare, a parte che non lo fa nessuno. Però, non lo fa nessuno. Lei l'ha fatto, ma ne ha parlato poi con una fatica pazzesca. E io parlando con degli operai, forse anche della Caproni, tutti andavano alla Caproni a lavorare in bicicletta, parlo mio papà nella bassa con la bicicletta, cioè la Caproni era fonte di lavoro ovviamente per tutti quelli che c'erano, ma la fatica immensa, no? Adesso chiudiamo la parentesi, lei non ce la faceva a reggere questa fatica. Ma si rifà a che cosa? Forse a Platone, ma anche a Marx evidentemente, perché qui l'unione tra la non divisione, che poi è stata la causa di un sacco di mali storici e politici, di chi lavora e i pochi intellettuali che governano e comandano. Questo è un dramma storico pazzesco che lei nella sua vita su di sé, in forma autentica, no? Cerca fino all'ultimo, perché poi muore di stenti, ma comunque con un'autenticità degna di ogni rispetto, no? Di unire queste parti, ma perché separate creano danno, no? Cioè solo gli operai che lavorano, i contadini che lavorano. Ecco, lei utilizza questa intenzione marxista, marxiana, diciamo così, nell'unire, no? Nell'unire il dono dell'intelletto, che ha consapevolezza evidentemente di averle ricevuto in abbondanza, e le sue forze, a volte maldestre, ma comunque insomma di lavorare concretamente, no? Io lo trovo bellissimo, questa cosa a me ha commosso tantissimo, ecco, adesso al di là del gesto eroico di lasciare la cattedra, ma è proprio il tentativo di coerenza, cosa pensi di poi? Sì, nulla da aggiungere, direi soltanto questo mi viene in mente, aspetto anche quello che diceva prima, una cosa Luciano, cioè questa coerenza che c'è nonostante, quello che hai detto anche tu, la sua goffaggine, nel senso che è anche maldestra ed è anche una che parla di mistica e poi è la prima che non sa dosare le proprie energie, non sa abitare il proprio corpo per certi versi. Quindi ci sono testimonianze che dicono che quando era bambina rifuggiva il contatto dei genitori, rabbrividiva quando l'abbracciavano, un ragazzo si era innamorato di lei non ne voleva sapere. A 5 anni e mezzo, quando la madre la lavava con l'acqua fredda, lei diceva a se stessa: cosa rabbrividisci tu, carcassa? Cioè, una bambina di 5 anni e mezzo diceva del genere non è proprio normale. Quindi, anche, no, lo dico perché ci sono degli aspetti eroici, anche degli aspetti patologici. Ma molte mistiche, ci sono anche tantissimi studi di psicopatologia della mistica. E molti si sono chiesti, ma questi sono veramente dei santi o sono dei visionari che hanno dei problemi neurofisiologici o cerebrali? Secondo me appunto la domanda non è neanche posta bene, cioè non è questa la questione. Ci sono probabilmente degli eccessi, anche qui la questione del destino è forse anche un dire di sì al modo in cui si è, cioè ci voleva tutta quella vita perché si producesse quest'opera, per così dire. Come Cézanne che si chiede, ma io ho prodotto questi quadri perché sono malato agli occhi o perché vedo le cose che altri non vedono? E da un certo punto di vista uno può anche dirgli,
la domanda non ha risposta, non c'è risposta a questa domanda, che sia una malattia dell'oculista o che sia che l'oculista vede o che sia il tuo modo di essere, tutto quello che tu hai vissuto nel bene e nel male, con il tuo essere maldestro, con le tue utopie, è stato in qualche misura portato a sfociare in quest'opera. Poi il compito di chi resta, di chi vive, è anche capire se quell'opera comunica o non comunica, se veicola un senso o se lo ostruisce. Io penso che ci siano persone che leggono Simone Weil che invece si sentono allontanate anche da un rapporto di fede, o non pretendo che tutti debbano per forza trovarsi in sintonia, però forse una testimonianza di coerenza, ecco, per esempio questo rimane, al di là di quello che scrive, rimane la testimonianza. Per qualcuno è più importante vedere una persona che, nonostante tutto, prende la sua carriola e si muove e porta i bulloni in fonderia e magari non leggerà mai una riga di Simone Weil. Magari Joël Busquet è bastata la testimonianza di una donna che una volta ogni 3 mesi andava a trovarlo e si sedeva accanto a lui in silenzio. Ad altre persone invece magari può servire quello che scrive. Quindi anche qui ognuno ha i suoi limiti, ognuno ha le sue storture, però amiamo le viti storte, non amiamo le viti dritte, tutte dritte. Questo è anche una delle cose belle che in genere si fa a scuola con gli allievi, cioè la bellezza che nascano viti una diversa dall'altra, non che siano tutte perfettamente filettate, identiche, con le stesse idee, ma che ci sia questa varietà. E Simone Weil è una che appunto internamente già produce questa differenziazione, che anche lei dice talvolta tutto il contrario di tutto, talvolta sembra una appunto marziana di ferro, altre volte sembra una iperspiritualista, certe volte se la prende con il cristianesimo, altre volte sembra una fanatica. Lei è così, lei è questo, e siccome è giusto vederlo, ed è giusto prendere, come dicono i giapponesi, il chino perché è chino, e non chiedere al chino di essere bambù, al bambù chiedi di essere bambù e non di essere chino. Quindi il rischio sarebbe chiedere a Simone Weil quello che lei non è stata, né voleva essere, e forse nemmeno poteva essere. Lo accendi i cuori. Lo accendi i cuori. Qualcuno sì, magari qualcuno no, nel senso. Va benissimo. Infatti anche questi autori che stiamo incontrando, quelli che abbiamo visto l'anno scorso, questi magari pagine diverse ci accendono in modo diverso, magari voci appunto diverse ci dicono cose discordanti, e secondo me è giusto vibrare non solo in sintonia ma talvolta anche in distonia. Questo è uno dei grandi insegnamenti, se vogliamo, anche della musica occidentale contrappuntistica, che non esiste mai un'unica voce, perché si dia una sinfonia, sinfone, una voce che sta insieme, ci devono sempre essere almeno due partiture, due segni da seguire, no? Cioè una voce che si contrappone ad un'altra, ma che insieme si devono ascoltare. E così anche nell'orchestra ogni musicista coopera all'insieme con la sua voce, e quanto più è aderente alla sua traccia, tanto più coopera all'insieme. Quindi paradossalmente quanto più si scende nell'intimità della propria partitura, tanto più si coopera la sinfonia generale. Se invece un violinista inizia ad ascoltare l'altro perché dice no, io devo uscire da me, devo andare a seguire per essere vicino all'altro, perde di vista il proprio spartito e non coopera più all'insieme. Questo anche per temperare quel dialogo che non è soltanto incontro con l'altro, ma è anche incontro con l'altro a partire da una propria posizione. E se noi dicessimo anche qualcosa di nostro, no? Perché noi siamo qui attorno a questi grandi testimoni comunque della storia, ma questo essere sulla soglia, quindi non sei né dentro né fuori, e sei libero. Questo non è forse un'esperienza
dire, quotidiana di ciascuno di noi. Il dolore è un'esperienza di dolore questa, nel senso che continuamente si, non lo so, si sperimenta, forse tu immagini della sorda con Dio. Non si sente bene dietro. L'immagine della soglia si presta molto bene a rappresentare una situazione mentale, psicologica, fisica anche, che ha una sua, diciamo, ha una sua valenza dolorosa, perché è continuamente cercare di appartenere e non poter appartenere fino in fondo a niente. Per cui è sempre la tensione di appartenere e non si esaurisce mai nel poter appartenere perché non si conosce. Per cui c'è questo grande nero dell'abbracciare per fede, ma che della fede non sai che cosa è. Cos'è la fede? San Paolo lo dice a un certo punto, mi sembra che dica, è il vedere le cose che non si vedono, aderire alle cose, quindi un altro buio, quindi sei sul limitare delle soglie e non appartieni. Allora dice, no, voglio appartenere, avrò fede, fai un altro passo in questa fede e non sai neanche definire che cosa è la fede, è un grande buio. L'unica cosa che conforta è quello che dice, che meno male che Simone Bagnoli non ha fatto santa, se no noi non leggevamo. Non ha fatto santa, non ha fatto santa. Quando dice a un certo punto... Dio più forte, te come sente la mi sembra quasi di gridare. Ecco, non sembra io, allora ho paura di gridare troppo forte. La cosa che va bene, che convince in questo insieme di buio e di non appartenenza, a un certo punto lei dice, purché non ti, resisti ad amare. Allora, l'altro grande che amare come la fede non lo sai definire, è una specie di sì impersonale, è un avere impersonalmente al fatto di esserci in mezzo a tutto ciò che è, senza fisionomia. Non so se sto facendo, dicendo delle cose che suonano. No, adesso non va molto bene perché è la tua esperienza, sì. È da ascoltare. Però dico, parlando di fede, così, come percepisco, come riesco io a dire la fede? La fede è qualche cosa che sta in piedi perché io la tengo in piedi. Perché io la tengo in piedi. La fede è proprio l'intimo di me, non ho bisogno di nessuna prova, è proprio l'intimo di me. Il punto è tale che non me la distrugge niente, nessuno, perché è l'intimo di me. Quindi non ha bisogno di vedere, perché per vedere è sempre vedere un'altra cosa, accertarsi è qualcosa che la fede, anche quando Gesù dice la tua fede ti ha salvato, no? Quindi è impersonale, nel senso che non è l'azione di una persona, che un soggetto che produce un oggetto, no? Però contemporaneamente è personalissima, perché non la prendi in prestito, non è un derivato, no? Poi la parola persona e impersonale, gli aggettivi personale e impersonale diventano come dei corollari, come delle espressioni a cui si ricorre per, diciamo, per dare per presentare l'esperienza, ma nell'esperienza questi due aggettivi non vengono coinvolti nell'esperienza. L'esperienza è proprio io credo e so che credendo la prova della mia fede è il fatto che io credo. Se io ho bisogno di miracoli o di vedere da fuori, non è fede. No, come fede io intendo questo, no? Volevo dire tre due argomenti che mi devono colpito. Uno, all'inizio, quando tu hai presentato, fatto la presentazione iniziale, dicevi che in relazione alla sofferenza, Simone Bagnoli diceva, mi preoccupo trovare le ricette per eliminare il dolore, ma considero il dolore qualcosa del suo capito bene, qualcosa di presente.
del dolore, del proprio dolore. E poi la seconda cosa, sul tema della sofferenza, no? Così come espresso in questo testo che tu hai detto, secondo, si configura come un potentissimo strumento di una potentissima via di conoscenza. Cioè attraverso il dolore ovviamente si comprendono tante cose, non fosse altro perché il dolore, sofferenza, le sventure, anzi, distruggono tante certezze che noi abbiamo nella nostra vita. Però, visto che parliamo di soglia, è anche proprio incrinare, perché se da un lato il dolore, la sventura, ti può portare ad una più grande conoscenza, può portare anche alla distruzione. Se non hai dentro di te quella forza, quell'energia, quella fede capace di sorreggerti, purtroppo, come la vedo io, mi sembra che nella maggior parte delle persone, magari tu stesso, questa forza non c'è. La sventura ti porta proprio alla sventura, cioè alla distruzione. Così si constata almeno nei luoghi di vere sofferenze, cioè pensiamo a un carcere, ad esempio. Che cosa succede nel carcere? Un luogo di estrema sofferenza. Allora, questo tema pensavo di toccarlo più la seconda volta, però vedo che in effetti è una delle questioni centrali. Provo solo parzialmente a ricostruire il discorso. In realtà Simone Weil non parla mai della sofferenza come di un'offerta, anzi esattamente quello che lei odia. Se c'è una cosa che non sopporta Simone Weil è la dimensione della sofferenza come qualcosa che può essere appunto impiegato, strumentalizzato. L'idea della sofferenza che permette di migliorarsi è totalmente estranea a Simone Weil. Infatti lei dice, adesso la prossima volta magari porto la citazione corretta, non ricordata a memoria, il cristianesimo non offre una salvezza sovrannaturale dalla sofferenza, permette un impiego sovrannaturale della sofferenza, quindi non ne fa un'offerta, ma ci permette, può aiutare a utilizzare un tipo di esperienza per non esserne distrutti. Ci permette di mostrare come la vita umana, che non è mai esente dal dolore, può trovare in questa esperienza di dolore un'occasione non di guadagno, non di necessaria trasformazione di sé, anche se in alcuni casi qui c'è l'eco del pensiero greco che a lei è molto caro, che utilizza una sorta di gioco di parole l'equazione pazema mazema. Pazema sono le sofferenze e mazema sono le conoscenze. Il pensiero greco arcaico, c'è questa equazione che spesso è legata anche all'esperienza del tragico, della tragedia. Dalla sofferenza si conosce, ma viceversa, e questo è presente anche in Simone Weil, dalla conoscenza anche deriva la sofferenza. C'è una circolarità. Quanto più si soffre, forse è vero che in parte tanto più si conosce, ma sicuramente quanto più si conosce, tanto più si soffre. E infatti nel mondo greco, poi viene ripreso da Nietzsche, c'è il famoso episodio del Sileno, questa creatura semidivina che viene rapita dal re che gli chiede: dimmi che cosa è l'essere umano, che cosa è meglio per lui. Il Sileno non vuole dirlo, allora il re lo tortura per fargli dire che cosa è meglio per l'essere umano, finché il Sileno glielo dice, e dice: vuoi proprio saperlo? Allora te lo dico, meglio per l'uomo sarebbe non essere mai nato, e una volta nato morire il prima possibile. Quanto più sai, tanto più soffri. Questa è una visione del pensiero greco. Simone Weil però non pensa affatto che né la sofferenza annichilisce lo spirito umano, né che diventi semplicemente un'offerta votiva, né che sia un dono di Dio, la felix culpa per cui si soffre ma ci si eleva. Semplicemente è, accade.
l'accadere divino del mondo fa sì che tutto ciò che è sia in qualche misura all'interno di una dimensione che non chiama progetto, che non chiama provvidenza, che non dice che ha una finalità, ma per il fatto stesso di essere, l'uomo in qualche misura deve corrispondervi. La sventura è questo spossessamento totale, che però proprio perché diventa spossessamento e toglie all'ego la propria pretesa di fare presa sulle cose, allora può essere occasione di trasformazione. Ma sa anche bene, non lo dice in modo esplicito, ma emerge da diverse pagine dei quaderni, che la sventura, che la sofferenza può rendere cattivi, può distruggere la psiche, l'integrità della psiche. Non è vero affatto che il dolore trasforma e redime sempre, anzi, in molti casi rende le persone più acide, inasprite, incapaci di amare, incapaci di essere aperte. Questo è vero. Ma sapere questo non significa che allora la sofferenza sia qualcosa né che va adorato, è di nuovo una reificazione dell'oggetto, una idolatria, né che va rimosso, idolatria opposta, respingere il negativo assolutamente. In questo senso lei è vicina al pensiero buddista e taoista e lo cita a più riprese. Quella sarebbe la via mistica, la via che lei trova indicata nell'Iliade, nel pensiero di Platone, in alcuni testi dei Veda, in alcuni testi del buddismo, la via che riesce a passare nel dolore, ad attraversarlo senza farsi distruggere, il che significa appunto, di nuovo quello che dicevamo prima, riuscire nonostante tutto a trovare una particella di amore in questa notte oscura. È l'esperienza di San Giovanni della Croce, magari un altro anno potremmo stare sulle sue pagine che sono vicine a Eckhart, sono vicine alla sensibilità di Simone Weil, mistico del Cinquecento, spagnolo. La noce oscura di cui parla San Giovanni è appunto il momento in cui non ci sono luci che guidano, non ci sono speranze di ricompensa. Soffrire, quando si pensa che in fondo la sofferenza è il momento transitorio da attraversare perché prima o poi se ne esce, non è la vera sventura, secondo Simone Weil. Vuol dire stare ancora abbastanza bene. La vera sventura è pensare che non ce la si può fare, che non ce la si farà, e nonostante questo, se c'è ancora una briciola di capacità d'amare, attaccarsi a quella, se qualcosa, a qualcosa ci si può attaccare. Attaccamento non è la parola precisa, esatta, perché di fatto non c'è più nessuno che si possa attaccare ad alcunché. L'esperienza d'amore all'interno della sventura, come l'esperienza d'attenzione dell'artista nel momento della creazione, è un'esperienza in cui non c'è più un soggetto distinto da un oggetto, in cui non c'è più un io che soffre e non c'è più un io che ama. C'è sofferenza pura, ma c'è anche amore puro. Allora, quella è la trasformazione, semmai. Però, non so, se ho complicato di più le cose, ma... Io a quel punto, io parlo di le mie sofferenze, no? Voglio dire le mie, la mia famiglia, personale, per esempio, ho sofferto molto, ne ho altre, quando quella lì del musulmano che il papà ha coperto, poi mi ha fatto veramente, mi ha fatto odiare. Per ancora tenere a mente quella gente come persone umane da amare, devi abbandonare l'idea di te stesso, no, io non ci riesco. Okay. Se rimango sempre ferma all'idea di me stesso, non riuscirò. È questo, okay. E non riuscirò mai ad amare. Penso che sia proprio il tranello, no? Perché dopo sì. Te dici, ma come allora? Io raggiungo una conoscenza e una briciola d'amore e quindi io sussisto. Però perché io arrivi qua, tanti altri, anche bambini, volevano solo crescere, giocare, sono stati trucidati. E come? Ma capisco che ancora il pensare così è ancora un darmi una risposta. Per cui l'unica, io penso che quell'offerta capita
sia quella l'unica cosa vera. Io mi offro a ciò che deve essere e non voglio che ciò che deve essere sia che io a un certo punto raggiunga la mia illuminazione e ci arrivo, perché invece gli altri sono stati così distrutti, come il marxismo, anche arrivare a creare una società di felicità perfetta, ma per arrivare lì tutta una storia di generazioni e generazioni e generazioni che invece diventano solo piedistallo di questa società che finalmente raggiunge. Questo avviene anche nella mia psiche personale, che io posso pensare dopo tutto un mio, chiamiamolo senso o non senso, comunque un mio aderire ad essere qui staccato dall'essere qui di tutti quelli che volevano anche loro essere qui e invece sono stati distrutti. Quindi allora non c'è che da offrirsi a questo oltre. Tutte le belle parole che io posso dire a me stesso. Questo il fatto che io non mi ritrovo, così come sono oggi, non mi troverei a casa mia solo in un pensiero buddista, è questo. E non riesco a trovare il senso di una illuminazione che non sia una illuminazione che tutto fa risorgere all'illuminazione. Che ci siano degli scarti che devono essere scartati perché qualcheduno raggiunga l'illuminazione, no? Questo è un punto che... cosa mi sta sempre davanti questa domanda? Così anche io non trovo nessun senso da andare in paradiso e neanche ci voglio andare. Un po' più mi stacco dalla realtà. Un po' un po' più meno non mi tocca, non lo sento dentro. Non ci sono, non mi ci sento dentro. Preferisco balzare al di là di tutte le mie aspettative e dire sì a ciò che deve essere. No, anche questo concetto di un Dio che sarebbe capace di essere tutta gioia, tutta felicità e noi qua tutti in tribunale, questo è una cosa proprio, non so, più cosa. Questo no, che penso che Simone Weil anche, però forse le avessi vissuto qualche anno in più, forse avrebbe affrontato, avrebbe detto la sua esperienza con espressioni più forse comprensive della realtà, però lo fa intuire anche lei, mi sembra di capire, io quello che ho letto di lei e che mi colpisse proprio il fatto che lei capisse che poi il luogo dove dobbiamo affidarci è nessuno di questi luoghi che noi possiamo prepararci. E poi se ci credo, so che credo perché ci sono io che credo. Mi aiuta anche la natura, perché la natura ti fa vedere tante distruzioni. E poi mi dicevano, c'era uno quando ero giù a Salerno, che c'era la montagna che bruciava quella notte. E dico, ma perché? E ma dici, fra 10 anni vedrai che erbetta che ci sarà. No, ecco, voglio dire, però anche tutte queste sciagure che accadono, no? A fin di conti, se non ci fossero state, se le montagne non avessero franate, non avremmo la pianura padana. Tutta la nostra pianura è tutta franata dalle Alpi, dall'Appennino. Quindi, come... ecco così, mi sembra... Io da Simone Weil colgo questo fatto che lei quasi quasi si sente liberata quando bussa e non ha risposto. Si sente liberata dalla domanda.
cosa che mi colpisce della vita insieme è che lei è sempre fuggita da un rapporto intimo con un'altra persona, un uomo, e quindi anche un rapporto d'amore completo, eccetera. E lei diceva che in realtà in qualche punto di quell'anno diceva: io non voglio che si creino aspettative dall'altra parte e non voglio io nemmeno mettermi in condizione di dover essere in osazione di limitare la forza che aveva dentro, perché c'era l'altro. Quindi rifugire forse da questo, forse anche per evitare che l'altro soffrisse per lei, che era molto piena. E lì nel profondo del suo non l'ha mai detto veramente. Comunque, per quanto riguarda me invece, che ho oltre 40 anni di convivenza con mia moglie, chiuso a lei, l'ultimo concentrare sulla soglia. E io ho grandi difficoltà appunto in questi 40 anni più di stare sulla soglia, perché ho di andare al di là e di essere, almeno essere di qua, essere nel proprio ego, facendosi i propri fatti propri, e l'altro sì, saranno fatti suoi, e travalicare la soglia andando di là e rinunciare a quella parte intima di noi così fragile, così come si può dire, visitata, così tenuta da parte. C'è il rischio anche nella convivenza di andare al di là, dedicarsi all'altro, sentirsi poi così, l'altro tra parentesi, la coscienza a posto, come si, quando si va a messa, uno dice: ah, che bello, no? Mi sono dedicato all'altro, ecco, stare lì, fra o qui o là, fra lì e là, fra me e l'altro, in quella posizione che lei conosce bene, in quella posizione lì, anche nella convivenza, lei è stata non nella convivenza, sulla soglia. Io ho provato la grande difficoltà di stare sulla soglia nella convivenza, che è veramente una cosa da vivere. Non è mica una porta blindata. Una porta scorpione. Sia proprio il rapporto che ti conduce all'esperienza della solitudine. Il rapporto. Vivessi da soli in alta montagna. Sei solo, ma non sei in solitudine. Sei solo, ma non sei in solitudine. Io che non sono sposato, ma però mi pare di sentendo anche tante confessioni, stare assieme. Guarda, la ci devo ancora pensare. Ci devo ancora pensare.